questa giornata della memoria 2020, a cui abbiamo dato come titolo Traumi storici, tracce, eredità, speranze, sottotitolo La tazza salvata. Prima di iniziare i lavori secondo la scaletta che avete visto in programma, do la parola a Silvio Vegetti Finzi per la Casa della Cultura e a Giuseppe Sabucco per il Centro Milanese di Psicoanalisi. La Casa della Cultura ci ospita, ma non solo, come dirà Silvia, e il Centro Milanese di Psicoanalisi da anni promuove la giornata della memoria per unire insieme il ricordo e il tentativo di trovare dei significati in tutto quello che è accaduto e che continua ad accadere. Quindi inizio dando la parola a Silvia. Grazie Anna Ferruta per questa concessione. Ringrazio anche Ronny Jaffé per avermi concesso questo breve intervento che vi porterà via ben poco tempo. Premetto che tutte le relazioni di questa giornata saranno registrate in streaming, per cui oltre ai presenti molti altri potranno ascoltarle oppure ascoltarle nei prossimi giorni. La giornata, come sapete, è dedicata dal Centro Milanese di Psicanalisi Cesare Musatti alla memoria della Shoah e alla speranza che quella immane tragedia storica non debba ripetersi mai più. Tante saranno le voci che ascolterete in tal senso, ma quello che mi preme dire qui è che la Casa della Cultura non rappresenta un semplice contenitore, è tutt'altro che un semplice contenitore. Oltre ad essere onorata di ospitare questo convegno, ne condivide ragioni e passioni. Le condivide perché le due istituzioni, il Centro Milanese di Psicanalisi e la Casa della Cultura, via Corridoni e via Borgogna, che sono a due passi, nascono nel primo dopoguerra dallo stesso humus storico, l'antifascismo, la resistenza, la Costituzione, la democrazia. E li unisce, seppur in ambiti diversi, le uniscono non poche finalità. Conservare e promuovere la memoria di eventi troppo spesso consegnati all'oblio. Ricercare la verità, educare alla giustizia e alla libertà, anche prendendosi cura delle parole, che non sono vane risonanze, ma fatti che incidono sulle persone, sulla società, sulla storia. Le accomuna, infine, lo stile intellettuale, caratterizzato dal senso critico, dalla correttezza storica e filologica, dal rispetto della diversità e delle differenze, dalla promozione del dialogo e delle relazioni interpersonali. Convergenze rappresentate in modo emblematico dalla figura di Cesare Musatti, che come perno le connette. Di entrambi, infatti, è stato promotore, animatore e per anni presidente. Tante sono le iniziative condivise dalle due istituzioni, ma mi sembra che quella di oggi si svolga in un clima diverso, diverso dalle precedenti. Perché l'antisemitismo sta assumendo in Europa e nel mondo i connotati dell'emergenza. Tutti abbiamo condiviso le vicende di Liliana Segre e ne abbiamo apprezzato l'intelligenza e il coraggio. La sua volontà di contrastare l'odio razziale rappresenta, come direbbe Freud, un'opera di civiltà. Non si può non essere allarmati dal riemergere di pulsioni antisemite, un virus maligno contro il quale gli anticorpi non bastano mai. Il nostro domani è contrassegnato da un mai più che, per non ridursi a uno slogan, deve essere alimentato dalla memoria e dalla verità. Memoria e verità assediate dalla tentazione di dimenticare e dai pregiudizi razziali confermati da una propaganda insinuante che fa leva sull'insicurezza e sulla paura. Vorrei citare qui brevemente i dati di una recente ricerca svolta da Euromedia per conto dell'osservatorio Solomon. L'1,3% degli italiani ritiene che la Shoah sia una leggenda, il 10,5% non crede allo sterminio di 6 milioni di ebrei, il 49% è convinto che il settore economico-finanziario sia controllato interamente dagli ebrei. Il 46,9%, quindi il 50%,
pensa che gli ebrei si ritengano superiori agli altri. Anche la percezione della loro presenza sul territorio nazionale risulta distorta. Il 36,6% degli intervistati pensa che siano tra il 2 e il 10% della popolazione, mentre in realtà sono soltanto lo 0,06%. Dati pubblicati sull'Avvenire del 24 gennaio. Appare chiaro che abbiamo sottovalutato la portata della crescente ondata antisemita. È ora urgente mobilitare tutte le energie culturali per contrastarla, perché diventi informazione corretta, educazione diffusa, etica della responsabilità individuale e collettiva. L'indifferenza alimenta l'odio e il silenzio favorisce l'oppressore, per cui l'augurio che rivolgo a questo incontro sta nel titolo di una poesia di Mario Luzi. Rimane intesa, volontà di dire. Vorrei infine esprimere le condoglianze della Casa della Cultura per la morte di Valeria Egidi Morpurgo, una psicanalista di grande valore e di alta cultura, che ha propugnato a fianco dello psichiatra e psicoanalista Enzo Morpurgo la possibilità di portare la terapia di ispirazione psicoanalitica sul territorio, in modo da dar voce e conforto alle persone emarginate e in generale di alleviare il disagio della civiltà. Per me è stata anche un'amica e come tale mi ha lasciato un vuoto incolmabile che solo il ricordo potrà medicare. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Do ora la parola a Giuseppe Sabucco, dell'esecutivo del Centro Milanese di Psicoanalisi, che promuove la giornata. Ti do questo. Credo che funzioni. No, stai qua, anche così ti vedono. È più scomodo per me. Allora, per caso, mentre pensavo come salutare tutti voi e salutare questo incontro che il Centro Milanese di Psicanalisi propone ormai da molti anni in collaborazione con la Casa della Cultura in occasione della giornata della memoria, ho ascoltato alla radio la commemorazione del filosofo Emanuele Severino che ci ha lasciato 9 giorni fa, il 17 gennaio. In essa, tra molti spunti, Felice Cimatti ha chiesto a Massimo Cacciari come Severino avrebbe riflettuto sui rigurgiti di antisemitismo e di nazifascismo così inquietanti nell'oggi della nostra Europa e non solo qua. Cacciari ha ricordato il ritorno a Parmenide di Severino, cioè che il divenire sia pura illusione, con un caveat. Per Parmenide l'essere è il tutto, mentre per Severino l'essere è soprattutto l'eterno. Per il discorso di oggi questo ha almeno 2 notevoli conseguenze. Per Cacciari, Severino ci ammonirebbe a non illuderci dal momento che si è manifestata, la possibilità del nazifascismo è eterna, così come lo è la nostra possibilità di contrastarla. È un rinforzo del discorso di Primo Levi, è accaduto... accadrà sempre, quindi bisogna stare altrettanto in guardia. Ma al fine di questo contrasto, il filosofo veneto aggiunge che la memoria è indispensabile, ma non è sufficiente. Il contrasto deve avvenire sul piano del pensiero. Ho immaginato allora quest'ultima osservazione mentre ascoltavo, pensando all'esecrando fatto di Mondovì, la scritta, qui c'è un ebreo sul portoncino di casa. Ho fantasticato di chiedere alle persone comuni di cui parla il razionale di questo incontro e che sono seducibili dall'ideologia distruttiva, di immaginare se stessi dentro a un mondo che evolva per quella strada con questa memoria per guida. È solo un esempio. Spero che questa giornata suggerisca domande più pregnanti e penso alle domande come almeno in parte come gli anticorpi di cui parlava Vegetti Finzi Aurora, domande più pregnanti e in gran numero, anche per aiutare la funzione che è più propria degli analisti, sostenere il pensiero rispetto alle più oscure immersioni dell'essere. Buon lavoro a tutti noi. Grazie a Giuseppe Sabucco. Allora, introduco i lavori brevemente, i lavori della giornata.
come ho detto, che ha questo titolo Traumi storici, tracce, eredità, speranze. Riconoscere le tracce lasciate nella psiche dai genocidi del Novecento, ricapitolate nel nome emblematico di Auschwitz, è uno dei fondamenti della riflessione sulla giornata della memoria. Le scuole dell'odio sono sempre attive. Non dimenticare e al tempo stesso attivare focolai o non dimenticare al tempo stesso non attivare focolai o incendi di odio e violenza. Ci interroghiamo su come dare voce, trasmettere le tracce di quello che è stato, il Gewesen di Ricoeur, quello che è stato, e al tempo stesso come trasmettere anche le tracce, i segni di legami tra gli esseri umani sospinti da Eros che hanno continuato a sopravvivere nonostante tutto. La ricerca psicoanalitica ha messo in luce i meccanismi mentali patologici dei perpetratori di violenza che inducono persone comuni a passare da un'ambigua indifferenza all'azione violenta contro i più deboli. La traccia del male non deve fare trascurare la fiducia nella vita e la speranza nel futuro. Molti gruppi di minoranza si sono trasformati da bersagli in testimoni, diventando promotori, portatori di valori collettivi durevoli che legano, come vuole l'eros freudiano, i gruppi e le comunità. La giornata di oggi è all'insegna della polifonia di voci da ascoltare. Il passaggio tra le generazioni richiede che non venga nuovamente condannata alla morte della dimenticanza e cancellazione la memoria di chi è stato ucciso, eliminato, sia come soggetto individuale, sia come gruppo umano portatore di valori, di civiltà, lingua, usanze. Richiede anche che venga riconosciuta la presenza di tracce di vita interiore e fattuale che hanno permesso alle generazioni successive di sopravvivere in un contesto umano condiviso e di ritrovarci oggi qui a continuare il cammino di sviluppo del futuro con le terze e quarte generazioni. La polifonia riguarda la pluralità di voci che sono state soppresse dai genocidi e che cerchiamo di far riascoltare, e la pluralità di voci che hanno permesso alle generazioni di continuare a vivere in un mondo umano. Da soli non ci si può salvare. E adesso presento il primo intervento. L'apertura è dedicata a una duplice circostanza, la storia della tazza salvata che abbiamo scelto come logo, il cui racconto è contenuto in uno scritto di Valeria G. di Morpurgo, che insieme a noi ogni anno preparava la giornata della memoria e che ci ha lasciati improvvisamente il 2 novembre dell'anno appena trascorso. Valeria G. di Morpurgo è stato un membro ordinario della SPIE dell'IPA, è stato membro dell'Outreach Committee per lo studio del pregiudizio dell'antisemitismo dell'IPA dal 2005 al 2009 e anche del gruppo di studio sui traumi storici collettivi del Centro Milanese della Società di Psicoanalisi in coordinamento con diversi gruppi nell'ambito della Federazione Europea di Psicoanalisi. Su antisemitismo e testimonianza della Shoah, Valeria ha pubblicato degli scritti Perché l'uomo Mosè ci inquieta ancora, Etica della responsabilità e psicoanalisi dopo Auschwitz, lo dico in italiano ma è pubblicato su una rivista francese, Linguaggio dell'assente, l'analista e la scrittura del traumatismo collettivo. Il suo temperamento indomito e gentile, fermo e di molte tonalità e colori, fragile e forte, ben rappresenta lo spirito della giornata. Non dimenticare e raccogliere e sviluppare le tracce della vita salvata. Ronny Jaffé leggerà il testo di scritto. Ah no, allora voleva leggere Ronny Jaffé il testo di Valeria, ma lo leggerà la collega psicoanalista Marta Pezzati. Il testo riguarda appunto la storia di una tazza esposta nel Museo degli Ebrei di Livia a Tel Aviv. Salvata dalla distruzione del campo di Bergen-Belsen da un ebreo sopravvissuto, Elio Nissim Levi,
che l'aveva nascosta durante l'internamento del campo a rischio della vita e l'ha riportata perfettamente intatta. Ci possiamo chiedere perché conservare una tazza con impressi i simboli di chi ha operato distruzione e sterminio, che potrete vedere sullo schermo. Valeria dà un'interpretazione psicoanalitica partendo dall'immagine della tazza. Mette in risalto i sentimenti del possessore della tazza, che è determinato ad accudire la vita, l'amore, le parti buone e vive, contrapposte a quanto gli stava intorno. Con la tazza salva la sua umanità e forse anche la nostra. Allora do la parola a Marta Pezzati, che legge il testo di Valeria, che è il primo relatore di questa giornata, come avrebbe voluto essere. La tazza salvata, l'impermanenza contro il nulla. La storia della tazza, che ho immaginato né grande né piccola, capiente come un bicchiere, mi è sembrata rappresentare con forza simbolica straordinaria, quasi con violenza, la resistenza dell'essere contro il nulla. L'ebreo imprigionato nel campo, il proprietario della tazza, l'ha curata e conservata con una cura che mi piace immaginare materna. La tazza, nel nostro immaginario, è collegata al prendersi cura e al rapporto con l'altro. È la tazza del latte per la colazione dei bambini, quella del caffè che conclude il pranzo, quella del tè, dell'ospitalità e della riunione familiare. La tazza è portatrice di cura, di calore, di nutrimento reale e affettivo. È un emblema materno, se vogliamo riferirci alla psicoanalisi di Freud. È quella tazza che l'internato ha salvato nel momento del massimo pericolo per lui. Così è come se avesse salvato il principio materno o il principio di prendersi cura degli altri. L'oggetto d'amore deve vivere al di là di noi, anche al di là di noi. Questo è il pensiero che guida, secondo Fornari, l'eroe capace, come Socrate, di sacrificio per salvare gli altri e il suo oggetto d'amore, la comunità, le leggi, le norme, i suoi affetti. Cosa che lo distingue radicalmente dal kamikaze, un terrorista che distrugge sé e gli altri e lascia il suo oggetto d'amore, suicidandosi, in balia del caso o in balia altrui. Il kamikaze, aggiungerei, si lancia nel nulla e abbandona i suoi feticci, che non sono oggetti d'amore, perché l'amore salva e fa vivere, li abbandona al nulla. Ci si può prendere cura dei propri oggetti d'amore in tanti modi, anche salvando una tazza. La tazza è l'emblema della resistenza di un essere vivente a quanto era costretto con la maggiore crudeltà possibile dai persecutori ad immaginare. Era indotto a non poter pensare altro destino possibile se non la fine, una fine che diventava così necessaria per lui, per gli altri, per il mondo. Ma la tazza conservata, salvata, curata, è il segno di un altro pensiero, lo spiraglio della speranza di fronte alla necessità. La tazza salvata dice che si può salvare la vita e il bene, l'amore e la gratitudine, salvarle attivamente, ricordarle, tenerle vive e non lasciarsi sopraffare dal pensiero mortifero di un nulla che ingoia e distrugge tutto. Pensiero quest'ultimo che distrugge l'essere umano e lo distrugge prima della distruzione fisica. In una situazione creata d'arte per far disperare della vita e per far sentire la fragilità e caducità umana e l'impermanenza, non come il limite umano o il mistero della nostra esistenza, ma come una condanna inflitta da superuomini, demoni arroganti che volevano diventare dei, salvare un oggetto fragile voleva dire rivendicare la forza della fragilità e quindi la forza dell'essere umano che accetta il suo destino di essere limitato, impermanente. Ed è così sicuro di questo e così generoso nella sua fede che può salvare una tazza che porta sul fondo l'insegna del nemico. Perché il nemico, che crede di vincere, non ha vinto. E lui, l'ebreo del campo, lo sa e vuole farcelo sapere. In fondo, quella tazza è una grande professione di fede religiosa, di fede in un principio permanente e necessario, che per alcuni definisce Dio. Allora, dopo questo, che è un intervento
di Valeria Gidi Morpurgo, a tutto diritto, no? E che avrebbe voluto essere con noi, allora presento il primo intervento che ha questo titolo, Un'eredità che attraversa le generazioni, ricordando Valeria Gidi Morpurgo. La relatrice è Anna Maria Nicolò, presidente della Società Psicoanalitica Italiana, neuropsichiatra infantile, psicoanalista con funzioni di training della stessa società, ha nel suo curriculum tanti elementi e tanti meriti, ma ne citerò soltanto alcuni. È socio fondatore dell'Associazione Psicoanalitica Internazionale de Psychanalyse du Couple e della Famiglia, membro del Forum for the Psychoanalysis of the Adolescence. Perché cito questi? Perché ha fatto molto lavoro non soltanto seguendo i canoni della psicoanalisi classica, ma anche estendendola alla psicoanalisi delle famiglie, delle coppie, degli adolescenti, con un lavoro che è in progress attualmente. È direttore scientifico e responsabile della rivista Interazioni e autrice di moltissimi articoli in tutte le lingue e di libri che toccano proprio questi argomenti. Per esempio, insieme a Gemma Trapanese, Quale psicoanalisi per la famiglia, un altro testo, Quale psicoanalisi per la coppia, e soprattutto direi, mi sembra interessante citare il volume collettaneo Adolescenza e violenza, perché ci riguarda in prima battuta in questo momento, e anche Famiglia in trasformazione, quindi è proprio in prima linea con tutte le tematiche che riguardano il mondo contemporaneo. Do la parola a Anna Maria Nicolò. Grazie, grazie Anna, grazie al Centro Psicoanalitico Milanese di avermi invitato, Ronnie Jaffè, e devo dire anche che io sono qui perché Valeria e Gidi aveva molto insistito perché io fossi presente, e negli ultimi anni voglio ricordarla perché ho lavorato con lei più a stretto contatto, perché lei era CER anche della commissione deontologica e successivamente quindi avevamo occasione di scambiarci spesso delle idee al proposito, e poi soprattutto l'ultima parte del prima che lei stesse definitivamente male, lei aveva deciso di dedicarsi all'aging. Aveva tanto lavorato sui temi dell'invecchiamento, che per le società psicoanalitiche del mondo è un tema molto importante, è un tema importante anche per la nostra società, e quindi lei avevamo in progetto che lei potesse fondare un gruppo di lavoro e una commissione che si potesse occupare proprio dei temi dell'aging, dell'invecchiamento, sia rispetto all'invecchiamento dei pazienti che rispetto all'invecchiamento degli analisti. Bene, quindi io la voglio ricordare nella sua capacità estremamente creativa, nella sua capacità di avere sempre speranza e una grande progetto sempre presente nel futuro, nella costruzione del futuro. E adesso comincio. Il tema che affrontiamo oggi, più di altri, è un punto di incontro fra funzionamenti propri di una psiche collettiva e propri funzionamenti propri della psiche individuale, cioè tra l'intrapsichico, l'interpersonale e il transpersonale. Questo è il giorno della memoria, perché occorre ricordare, ripescare le tracce di un passato che sembra ad alcuni irreale o inverosimile. In questi ultimi giorni abbiamo sentito i telegiornali che ci raccontano queste cose abbastanza terribili sul piano della negazione, no? E questa è un'operazione necessaria, ripescare le tracce e ricordare, a livello sociale e a livello individuale, appunto perché ci stanno questi rigurgiti neofascisti e assistiamo alla strage di migliaia di persone dalle migrazioni alle guerre etniche, con la ripresa del razzismo.
Werner Beleber, che è un analista tedesco che si è occupato molto di questi temi, riscontra analogie anche tra il terrorismo attuale e la situazione politico-sociale del nazismo e del fascismo, quel nazismo che mandò a morte milioni di ebrei e anche migliaia di tedeschi. La psicanalisi e la developmental psychology ci hanno insegnato che esistono tanti tipi di linguaggio attraverso cui il dolore si può manifestare. Quello verbale è solo uno dei linguaggi, quello a cui siamo più abituati, però esistono altri linguaggi a cui dobbiamo fare attenzione. Esiste un linguaggio corporeo, quando la memoria si rintana nel corpo e nella malattia, e di questo parlava Ferenczi, ricordando l'esistenza di frammenti clinici morti, di parti esiliate della mente, dal conscio e dall'inconscio, che possono assaltare il ricordo o comparire attraverso altri linguaggi, attraverso la strada somatica, lui diceva, ad esempio quella iscrizione nel corpo che rappresenta uno dei veicoli della comunicazione più primitiva. Ma anche l'agire di tutti i giorni, di ogni giorno, può essere un linguaggio dove che esprime un dolore, è un dolore post-traumatico, e soprattutto quel fare quotidiano costruito nel gruppo, in particolare modo nei gruppi familiari, dove diventa modalità organizzativa dei legami traumatici che si trasmettono da genitori a figlio nelle generazioni successive. Quando il trauma supera le capacità di un soggetto di elaborarlo, si attivano allora dei meccanismi che gli psicanalisti conoscono bene, che sono l'esternalizzazione, la esportazione, la traslocazione nell'altro. Un analista inglese famoso che molti psicanalisti, tutti gli psicanalisti conoscono, Meltzer, parla della traslocazione nell'altro di un dolore dovuto a un trauma non elaborabile. Ad esempio questo nella trasmissione transgenerazionale tra membri di generazioni differenti o nella famiglia attraverso differenti meccanismi di cui il segreto o il mito familiare sono prodotti collettivi. Quindi noi abbiamo la necessità di affrontare il dolore, che può essere ricordato in un linguaggio espressivo, che può essere ricordato nel soma, può essere ricordato nell'agire, può essere traslocato in un altro anche di generazioni differenti. Quindi la trasmissione transgenerazionale consiste in questo attraversamento, in questo passaggio tra le generazioni, tra gli spazi psichici, di contenuti la cui elaborazione e trasformazione non è stata possibile. Oltre a essere un ponte tra le generazioni, rappresenta una forma agita di memoria che lega i membri di una famiglia o di un gruppo o di un'istituzione senza che essi ne siano consapevoli. Per Yolanda Gampel, che è un'analista israeliana, la mostruosità che emana dalle immagini di tortura dei campi danneggia i nostri sistemi percettivi e rappresentazionali, che sovraccaricati da stimoli troppo potenti depositano una eredità che dà vita a forme di identificazioni violente e crudeli che possiamo paragonare, lei li paragona agli effetti delle radiazioni e li chiama identificazioni radioattive. Queste identificazioni radioattive che nascono da una realtà esterna che entra nell'apparato psichico senza che l'individuo abbia alcun controllo sulla sua entrata, il suo insediamento, i suoi effetti, e sono intessute di avanzi non rappresentativi e di influenze radioattive che talora si presentano come sintomi, incubi e permeano di sé la trasmissione transgenerazionale. Questi tipi di meccanismi possono permeare i funzionamenti, come dicevo prima, di un gruppo, di una famiglia, di un'istituzione, perché organizzano i legami che ciascuno co-costruisce con l'altro nel corso del tempo. Un tale panorama sembra condannare le vittime del trauma e i loro discendenti a portare le conseguenze di qualcosa di cui per giunta non erano colpevoli, a meno che non riescano ad elaborare, a dar parola ad avvenimenti che non ne avevano avuto, a ricreare una temporalità ad eventi che invece avevano fermato il tempo. Dar parola. Dar parola come? Come dar parola?
Forse ad alcuni di voi è capitato di incontrare persone che hanno riferito dello strano silenzio che aveva caratterizzato i loro genitori o i loro nonni sopravvissuti ai campi di concentramento, alle torture o a gravi traumi. Nessun racconto, nessuna memoria era stata condivisa con i figli e con i nipoti. Anni fa una mia paziente mi raccontava con stupore come il suocero sopravvissuto ai campi, già gravemente malato ma ancora lucido, negli ultimi mesi della sua vita, quando lei andava a trovarlo in Israele, le raccontava queste esperienze, ignote anche ai suoi figli. La mia paziente è una donna molto intelligente e sensibile, si interrogava sul perché il suocero avesse scelto proprio lei per la sua narrazione. Lei, in fondo, per certi versi, era una sorta di estranea alla famiglia. E il commento della mia paziente era di come sia difficile forse raccontare a chi sta vicino un segreto che ti ha accompagnato tutta la vita. Il rischio è che il dolore dell'altro a cui tu vuoi bene rinnovi ancora una volta il trauma. Nel rapporto fra quel vecchio signore e la sua non più giovanissima nuora, compagna del figlio, si era generata una sorta di magia che aveva sciolto un nodo. La mia paziente era stata scelta come testimone, un testimone in cui depositare il dolore, che ti può rendere vero qualcosa che porti dentro di te e della cui esistenza perfino dubiti per l'enormità e l'estraneità all'umano dei fatti avvenuti. Anche all'analista capita questo evento, anzi è proprio questa una delle funzioni dell'analista, quella di essere testimone di una testimonianza, testimone di un testimone. Non possiamo dimenticare che per alcuni la speranza di essere creduti o ascoltati è stata completamente sepolta, mentre per altri rimane viva, aspettando il momento di compiersi. In questa sala tutti ricordano certamente i sogni che Primo Levi narrava. C'era un sogno, racconta Levi, che molti prigionieri avevano, quello di ritornare a casa, di cercare di narrare ai familiari gli eventi che avevano vissuto, ma accorgersi che nessuno ascoltava o capiva. Nel sogno della cuccetta del Block 45, stimolato dal russare del vicino che egli trasforma nel sogno nel suono della locomotiva, Levi ritorna a casa sua, ma né la sorella né gli amici lo ascoltano, parlano tra di loro come se lui non ci fosse. Il bisogno di, questo è la fine del sogno, il bisogno di condividere con l'altro, amico, di raccontare qualcosa che non può umanamente essere creduto, e la paura o la rassegnazione del non essere ascoltato è uno dei temi presenti in queste situazioni. E sorgono naturalmente due domande. La prima, perché è così difficile fare testimonianza di un'esperienza che è stata traumatica? E la seconda, qual è l'effetto della testimonianza? Molte sono ovviamente le risposte alla prima domanda. Anzitutto è in campo la sorte stessa delle memorie di quegli eventi, escluse, queste memorie escluse a causa della dissociazione, lo dicevo prima, della negazione, della segregazione in cripte, meccanismi utili che di solito sono usati nelle situazioni traumatiche per permettere la sopravvivenza al dolore. Esiste poi nelle persone che hanno subito grandi traumi una posizione bivalente, dato che alcune manterranno sempre il segreto, come era capitato per lunga parte della sua vita al suocero della mia paziente. Esiste in questo caso un uso paradossale del segreto della persona che lo tiene in serbo. Persone che erano state escluse dal mondo, dal loro gruppo di appartenenza e confinate in campi, continuano a causa del segreto a escludere se stessi o una parte di sé dal gruppo sociale, non comunicando a nessuno notizia di traumi così significativi. Perché per loro è stato o è impossibile raccontare e raccontarsi? Cosa impedisce loro di farlo? Perché il segreto pesa tanto nella loro vita? Sappiamo che per molte di queste persone l'ultima sfida è stata sopravvivere alla loro sopravvivenza, a causa della colpa, della vergogna di chi ha visto coinvolto il proprio corpo, oltre che la mente, di chi, senza nessuna partecipazione attiva, è stato uno dei
protagonisti passivi dei crimini che hanno dovuto subire. E forse l'incredibile e inabissibile identificazione con l'aggressore che sempre dentro di noi conteniamo e nascondiamo? E forse l'incredulità davanti al crollo della ragione e al crollo dell'umanità? E l'impossibilità di arrendersi davanti a qualche cosa che ci sembra non umano, laddove tutti conosciamo il motto di Terenzio, che nil humanum a me alienum puto, non esiste niente di umano che sia alieno a me. In queste situazioni, dove si attivano funzionamenti arcaici e ancora in parte sconosciuti, possiamo anche ipotizzare che si mettono in atto quei meccanismi descritti da Blecher e da Amati Sass, che è un analista italiana di origine argentina, in un articolo sulla violenza sociale traumatica, studiando situazioni di tortura e le conseguenze prodotte da questi comportamenti. Amati Sass, basandosi sulle teorie di Blecher, descrive il nostro adattamento difensivo alla violenza, discute l'esistenza di uno stato di ambiguità che permette al torturatore di attuare una intromissione nel mondo interno della vittima. Questi meccanismi usurpano e sabotano l'identità stessa del soggetto che vi partecipa, specialmente se in età evolutiva, ma naturalmente anche i vissuti connessi con il senso di verità, cioè la vittima poi arriva a dubitare lei stessa della verità di quello che ha vissuto. Quando la violenza viene agita poi sul corpo, il soggetto perde un riferimento naturale di base, perde la proprietà di esso, e questo attacco profondo e primitivo al senso di identità apre la porta a conseguenze rilevanti. La dialettica attività-passività percorre sempre questi funzionamenti. La osserviamo anche nel funzionamento psicotico, dove il paziente può arrivare a morire, a suicidarsi nel colmo dell'onnipotenza inanitaria, proprio per affermare che è padrone della propria vita e che può esprimere una scelta. Uccidersi, sì, ma è una scelta, la sua scelta, anche se questa scelta è la definitiva sparizione di sé. Come ci dicono le testimonianze, la passività e la sottomissione estrema possono accompagnare le vittime dei genocidi, laddove si è perduta ogni fiducia nel fatto che possa esistere una dimensione umana, come per quegli ebrei che venivano chiamati musulmani dagli stessi compagni, perché il musulmano era altro da sé rispetto all'ebreo, e perché per il musulmano la cosa più importante è l'obbedienza a Dio e per lui non esiste altro che quello. La parola musulmano descriveva pertanto l'estrema passività. Riflettendo perciò sulla testimonianza, capiamo bene che diventare testimone significa riprendere il coraggio della vita, riprendere una posizione attiva rispetto al gruppo sociale, rispetto a se stessi. La narrazione infatti organizza la struttura e l'autobiografia fonda il sé. La testimonianza ha un significato anche rispetto al patto sociale, perché significa poter riprendere la fiducia nell'altro, nell'ascolto dell'altro, nel riconoscimento di esistenza che l'altro ti può tributare. Al posto della risposta non c'è un perché, che i nazisti come Eichmann avevano dato per giustificare l'immensa crudeltà dei gesti, l'altro, il testimone, ti restituisce una risposta che dà un senso. Il testimone del testimone. Era questo che forse Primo Levi chiedeva nel suo sogno, testimoniare, perciò ricordare. Rappresenta la ripresa nella fiducia del gruppo, oltre che la ripresa di una dimensione etica che una tale strage aveva distrutto. In questa situazione l'analista, ma ognuno di noi, è chiamato, come ci dice Roberta Guarnieri, a essere testimone del testimone. Diventa, praticamente per chi racconta, diventa narrare per ricordare, nel senso di riportare al cuore, una narrazione che riporta al cuore. E cioè conferire senso emotivo ad eventi che la difesa dissociativa aveva impedito di registrare. Quando questo avviene si crea quello spazio di latenza e di ascolto che mette in pausa l'effetto nuovamente traumatico che potrebbe avere il silenzio dell'altro.
A partire dalla testimonianza, la ricostruzione narrativa e autobiografica in presenza della condivisione modula il trauma e il suo effetto a posteriori. Il tempo di latenza, finalmente così denominato da Weil, si può interrompere e può iniziare una trasformazione. A volte però il tempo di latenza non si interrompe mai, o meglio viene interrotto da una fine tragica. Dobbiamo considerare anche questa possibilità. Restiamo continuamente feriti davanti al ripresentarsi dell'incomprensibile morte che ci rapisce quelli che erano stati superstiti e che malgrado tutto erano riusciti a sopravvivere. Non so se vi ricordate dal suicidio di Primo Levi al suicidio di Bettelheim, che mette la testa in una busta di plastica e si uccide in una casa di riposo dove era stato confinato. E in effetti può esistere una sproporzione tra le terribili esperienze che sono state vissute e la narrazione che si può fare, e anche il ricordo verbalizzato, consapevole o rimosso che può essere presentato dalla vittima che lo testimonia. Ci sono infatti esperienze che non possiamo capacitarci con la nostra mente che siano avvenute. L'efficacia della narrazione, poi, che si può fare, dipende anche molto dall'ascoltatore, da chi accoglie questi ricordi e li riconosce. Il rischio dell'esperienza di ricordare, raccontare e testimoniare è anche quello che alla fine chi ascolta ne sia tanto spaventato da voler tornare alla normalità, da fuggire alla consapevolezza di quanto è successo, perché ha bisogno di negare la possibile identificazione col torturatore. Dice Rachel Rosenblum: si può morire perché alcune cose non sono mai state dette, ma si può morire perché sono state dette, o dette male, o ascoltate male, o accolte male. Per questo motivo il raccolto del trauma, la sua testimonianza, richiede particolari condizioni. Freud aveva descritto una figura che ben si attaglia al proposito, affermando che lo psicanalista, ma penso ciascuno di noi, è chiamato a essere il Nebenmensch. Lui definiva questo termine, l'essere umano vicino, il Nebenmensch, che è la persona che ascolta adeguatamente la chiamata del bambino, naturalmente in genere la madre, ma al di là di questo qualsiasi persona svolga questa funzione. Questo Nebenmensch, sto finendo, non deve essere troppo vicino, aspetta l'altro il tempo necessario, sostiene, ma soprattutto è l'interlocutore, come dice François Richard, che accompagna l'infanz, cioè colui che non sa ancora parlare, nell'acquisizione della parola, del linguaggio, delle competenze intersoggettive. A questo proposito combina le attribuzioni materne e paterne. Il Nebenmensch perciò non è un testimone passivo, perché stiamo in realtà parlando di un ascolto attivo, partecipe, che condivide, e questa esperienza coinvolge l'analista stesso a più livelli, anche a livello somatico, del suo soma. La presenza del Nebenmensch ristabilisce i contatti con l'altro, creando un legame sicuro che fino a quel momento non era stato possibile, perché il trauma impensabile, a causa della sua irragionevolezza e entità, aveva interrotto la nostra fiducia in una possibile umana solidarietà. Vado verso la conclusione rapida. Abbiamo accennato a una molteplicità di linguaggi. All'inizio io parlavo della molteplicità dei linguaggi con cui si esprime il dolore. Questo naturalmente comporta una molteplicità di luoghi dove si può elaborare e accogliere il dolore. Esiste naturalmente un paradosso in queste esperienze. A livello dei gruppi sociali, Lili Huberman affermava che quello che è il più morto, perché il più sotterrato, il più fantomatico e al tempo stesso il più vivo, perché il più movente, il più prossimo, il più pulsionale. È il possibile esito paradossale di un trauma che ha avuto la fortuna, quando ha la fortuna, di essere elaborativo, perché ha trovato una modalità di speranza nel soggetto che lo ha vissuto. Può diventare allora una potente ripresa, gli psicanalisti dicono, verso la figurabilità, quindi verso la possibilità di pensare, di trasformare in immagini e poi pensieri. Fedida infatti afferma che proprio questi linguaggi primitivi possono riaprire la strada verso il linguaggio e la cultura che sono stati colpiti dall'assassinio, del genocidio. Noi siamo fragili,
perché viviamo in una cultura amnesica che offusca la memoria, vive nel presente. Ha valore quanto puoi avere presto e anzi subito. Una società che sembra guardare al futuro senza riconoscere il passato. Il fatto è che senza storia, senza ricordo, non c'è identità. Sempre di più appare evidente l'importanza della comprensione di funzionamenti sociali e culturali che non obbediscono, non sembrano obbedire alle regole che organizzano la psiche individuale. Quello che avrebbe dovuto essere un patto di civilizzazione fra fratelli si trasforma invece in una banda omicida. Il movimento interno di attacco, omicidio e di odio viene proiettato all'esterno, diventa l'ideologia dell'odio contro un altro da sé, un altro popolo, il popolo vicino, simile ma diverso, uno strano estraneo accanto a noi o anche naturalmente dentro di noi, l'abbiamo proiettato poi fuori di noi. Queste sono tutte minacce di un gruppo fragile. Come psicanalisti noi continuiamo a porci delle domande per tentare di comprendere questi eventi e di innescare processi di cura e di riparazione. Molti di questi meccanismi ancora, io credo, sono sconosciuti. L'unica risposta che possiamo dare, forse un po' generica, e ancora oggi quello che Freud ci ha detto e ci ha insegnato con il termine Kulturarbeit, cioè il lavoro della civilizzazione, il lavoro della cultura, che permette di mettere le istanze dell'esse sotto leggi dal superio individuale e culturale, cioè un modo di rifondare l'etica e di trasformare anche il concreto verso il simbolico, testimoniare, parlare e trasformare per pensare. Grazie del vostro invito. Grazie ad Anna Nicolò, che è entrata nel pieno delle riflessioni di questa giornata. Perché è così difficile ricordare? Perché è così facile dimenticare, lasciar perdere? E quindi penso che poi, man mano che la giornata va avanti, approfondiremo ulteriormente questa domanda, che sicuramente è tragica. Perché è così facile dimenticare? D'altra parte, c'è la necessità, come ha detto Anna Nicolò, di diventare, che le nuove generazioni, le terze e le quarte generazioni, diventino esse stesse testimoni di quello che è successo. E quindi ha messo molto in evidenza questa funzione del testimone. Il testimone è quello che è sopravvissuto alle grandi tragedie del secolo scorso, ma è anche chi ha ascoltato il testimone stesso. E quindi è diventato a sua volta parte di una vicenda che gli appartiene. Io credo che su questa funzione di testimonianza dobbiamo fare un approfondimento, sia perché i testimoni in prima persona stanno scomparendo, ma anche perché è una funzione che mette in luce che quello che è avvenuto con la Shoah ha ferito drammaticamente non soltanto le vittime, ma anche chi era ogni essere umano che ne è venuto a conoscenza, perché una parte della sua ricchezza umana è stata ferita e mortificata. E quindi il testimone che ascolta con attenzione, con desiderio di comprendere e partecipazione, diventa anche a poco una persona che era presente all'evento, in quanto ha ascoltato la voce delle vittime e ne ha colto uno degli elementi fondamentali, che è quello che è stata in queste grandi tragedie hanno distrutto una parte dell'umanità di tutti noi, e che quindi soltanto con un lavoro di memoria e di elaborazione comune possiamo recuperare una parte, no, di quello che è stato distrutto. Ma ne parleremo ulteriormente nel corso di questa giornata. Allora, l'intervento successivo appunto riguarda la ricerca di tracce, che davvero è così facile dimenticare. Riguarda la ricerca di tracce fatta dal Centro Primo Levi di Torino, e che è andato alla ricerca dell'edizione del 1947 di Se questo è un uomo, che fu rifiutata da Einaudi e che accettò di pubblicare un piccolo editore, De Silva.
Allora, Vittoria Musiolek, a nome del Centro Primo Levi, ha diretto la ricerca di questo libro. Oggi non è qui perché era incinta, ha avuto un parto prematuro e tutto bene, ma non può essere qua e quindi ha affidato a me, che comunque ho interagito con lei, il compito di dire poche parole per poi lasciare la parola alla professoressa Merzagora su questa ricerca, perché io sono una di quelle che aveva la coppia, vedete com'è malconcia questa, no? De Silva, per dire il senso di questa ricerca è stato questo. Perché l'editore Einaudi nel 1946 rifiutò di pubblicare il libro di Primo Levi subito dopo il ritorno? Qual è la storia di chi ne acquistò le 1500 copie delle 2500 stampate? Quale motivazione le persone avevano per fare l'acquisto di un libro così poco valutato? Chi le ha conservate fino ad oggi? Che motivi aveva per prendersi cura di una parola di così scarso valore? E il Centro Primo Levi, nella persona di Vittoria Musila, che è andata alla ricerca di queste copie e ha anche compilato una scheda, non so se l'hai già proiettata Sara, no? In cui tutti quelli che avevano una copia e che si sono messi in contatto dovevano compilarla mettendo in evidenza se c'erano delle annotazioni, delle dediche, dei commenti, perché è una parte della ricerca di quanto è difficile ricordare, chi erano quelli che hanno pensato che valeva la pena di ricordare e al tempo stesso un pezzo di storia d'Italia e della memoria. Sì, quindi cioè, ci siamo tutti appassionati che aveva il libro come per dare vita a quelli che volevano ricordare. E vi citerò uno di quelli che avevano la copia, perché è interessante quanto è importante ricordare. Si è dovuto attendere, abbiamo detto, più di 10 anni prima che la celebre testimonianza di Primo Levi, se questo è un uomo, potesse essere considerata tra le più belle pagine della letteratura sulla Seconda Guerra Mondiale, come scriveva nel 1948 Calvino, anticipando i tempi, e prima che potesse spiccare il volo con l'edizione Einaudi del 1958. L'esordio di Levi come scrittore non fu immediato né scontato, come si potrebbe pensare oggi. Quali passi dunque dovette compiere quel libro per sopravvivere all'oblio? Qual è la sua avventura, che iniziò l'11 ottobre 1947, quando uscì fresco di stampa? La scelta di studiare la diffusione della prima edizione permette di ricostruire il lungo e contorto cammino con il quale il libro primogenito, così come lo ha voluto chiamare Primo Levi, dovette misurarsi. Nell'ottobre del 1947 la piccola casa editrice Francesco De Silva, guidata da Franco Antonicelli, già presidente del CNL, dà alle stampe la prima edizione di Se questo è un uomo. Dopo il celebre rifiuto iniziale di Einaudi, era stato suggerito a Antonicelli da Alessandro Galante Garrone, storico, magistrato, partigiano. Ecco la lettera di Alessandro Galante Garrone, perché la memoria è fatta di persone che hanno acquistato il libro, l'hanno conservato e così. E quindi di piccoli gesti che tutti possiamo fare. Scrive Alessandro Galante Garrone a Franco Antonicelli: caro Francesco, ti lascio quel manoscritto di Primo Levi di cui ti avevo parlato. Non credo di essermi ingannato nel giudicarlo superiore a quanto finora mi è accaduto di leggere in quel genere, ma preferisco affidarmi al tuo sicuro giudizio. Vedete che cautela. Mi pare che non sia soltanto un documento storico e umano di grande rilievo, ma in molte e molte sue pagine una cosa bella. Anche questo è importante, l'estetica, nel senso del bello, laddove la distruzione ha seminato bruttezza, no? Antonicelli è d'accordo, ma cambia con Primo Levi il titolo. Il primo titolo era I sommersi e salvati, che poi Primo Levi userà in seguito.
ne vennero vendute 1500 copie e a distanza di oltre 70 anni il Centro Primo Levi ha lanciato il progetto per mapparle e raccontarne la storia. L'idea, dice Fabio Levi, direttore del centro, cito Fabio Levi, di ricostruire le storie di chi l'ha posseduto, i passaggi di mano, le firme e le note su un libro così importante e che pure è partito fragile. Ecco, a me sembra che Fabio Levi, scrivendo questo, che è partito fragile, vedete il libro, il mio è così, no? Non è in carta, eccetera, è partito fragile, ma fragile è una parola che ha usato anche, anche Anna Nicolò, pensando alla fragilità degli esseri umani e anch'io pensando a Valerio G. di Borburgo, che appariva fragile ma era anche forte. Quindi i fragili possono sopravvivere con i loro pensieri, le loro parole, le loro idee, e perché questa funzione di testimone riguarda l'essere umano nella sua essenza, nella sua intimità, potremmo dire. Quindi, cito Fabio Levi, le storie di chi l'ha posseduto, i passaggi di mano, le firme, le note su un libro così importante che pure è partito fragile, sia per la materia prima che per la sua storia editoriale, i rifiuti, nonostante la determinazione incrollabile dell'autore a farlo pubblicare. Sulle prime copie raccolte nel dicembre del 2018 a Torino si è fatta una prima mostra curata da Cristina Zuccaro e, dice Victoria Musiolek, uno dei pennelli della mostra si intitolava «Dove è andato se questo è un uomo?». Rappresentava un po' l'inizio di questa vera e propria caccia al libro. Le principali domande che vengono poste circa il volume, e sono nella scheda, quale via hanno preso le copie, quali sono le storie dei lettori, chi ha avuto per le mani la prima edizione, chi l'ha ereditata, chi è capitato di darlo o di ricevere in regalo e dove è conservato. Attualmente ne sono state recuperate circa 150 copie, 100 dai privati e 50 dalle biblioteche pubbliche. E l'obiettivo, dice Victoria Musiolek, è tracciare un quadro delle storie e dei percorsi attraverso i quali il libro è riuscito a superare la sua iniziale fragilità editoriale, a diventare un riferimento ineludibile per la storia di Auschwitz del Novecento. Forse anche ho detto al Centro Primo Levi che parlando del libro può darsi che anche tra voi qualcuno per vie traverse possa accorgersi che ha ereditato il libro e poi mettersi in contatto con il Centro Primo Levi. E bisogna, chi lo possiede deve mandare una email a questo indirizzo, libroprimogenito@primolevi.it. Solo un'altra notazione, nel libro, nelle dediche e in tutto quanto si può cogliere qualcosa che è proprio lo specchio di un'epoca che racconta della società che lo accoglie o meno nel dopoguerra. Studiare la diffusione del libro primogenito, a cui Levi credeva così tanto e che appena uscito dalla stampa faceva i suoi primi passi a stento, permette di ricostruire una rete di persone, gruppi di amici, quelli della scuola ebraica torinese, del periodo milanese o intellettuali come Primo Levi, conoscenti, familiari o altri ancora, persone tra le quali si è formato un filo connettore che origina appunto dal libro. Il censimento del libro ha permesso di ricomporre quella che possiamo chiamare la rete amicale e conferma che Levi non era solo nella sua impresa di far conoscere l'opera. Molti particolari riguardano non solo il libro ma anche la vita dell'autore e i rapporti che intercorrevano tra lui e i possessori degli esemplari analizzati via via dalle notizie che sono state mandate. Per esempio ci sono le dediche. La prima dedica, quella che porta la data del 25 ottobre 1947, è a Leonardo De Benedetti, affettuosamente chiamato Nardo, e probabilmente è la prima copia, perché il libro uscì l'11 ottobre del 1947 e la dedica a Leonardo De Benedetti è del 25 ottobre 1947. Allora, cito brevemente la storia del libro di Leonardo De Benedetti, perché è esemplare una per tutti. Suo nipote,
il libro ha permesso di scoprire un documento molto interessante. Allora, Leonardo De Benedetti, come Luciana Nissim e Primo Levi, era nel campo di internamento di Fossoli e poi con lo stesso tipo di trasferimento è stato trasferito ad Auschwitz ed è sopravvissuto come Primo Levi e Luciana Nissim ed era un medico. Però Primo Levi e Leonardo De Benedetti si incontrano di nuovo quando arrivano i russi ad Auschwitz e insieme devono tornare. Invece si fermano a Katowice in Polonia, dove viene messo e organizzato dai russi un ospedale per la cura di tutti quelli che non ce la facevano a tornare a casa. E Leonardo De Benedetti era medico e scrive, Leonardo De Benedetti, sono diventato una figura un po' eminente perché sono il solo medico italiano. Ho creato mio assistente Primo Levi, dottore in chimica di Torino, che è un aiuto prezioso. Egli è molto intelligente e volonteroso ed si è rapidamente impratichito del servizio che, a vero dire, non è difficile. Quando i sovietici apprezzano molto il lavoro di Leonardo De Benedetti e di Primo Levi nell'ospedale di Katowice e ad entrambi rilasciano un encomio. Quando rientrano in Italia insieme, Primo Levi e Leonardo De Benedetti, redigono su richiesta dei russi il rapporto sull'organizzazione medico-sanitaria del campo di concentramento per ebrei di Monowitz e lo inviano al comando russo del campo di concentramento. Si tratta di un resoconto puntuale e scientifico dell'orrore del campo, pochi riferimenti all'esperienza personale, più una metodica analisi delle condizioni di vita dei prigionieri di Auschwitz. E il documento rappresenta una testimonianza preziosa e immediata della macchina dello sterminio. Però molti, nell'immediato dopoguerra, non vogliono leggere, ascoltare e vedere le immagini della Shoah. E quindi anche allora questo documento si sarebbe perduto perché viene inviato ai russi e poi nessuno lo vuole leggere. Allora De Benedetti e Levi, per contrastare questa ignoranza, decidono di pubblicare il rapporto, questo che avevano mandato ai russi, su Minerva Medica, una rivista che forse tutti i medici conoscono, di settore, con un pubblico però piuttosto ampio. E si è entrati in possesso di questo documento su appunto l'organizzazione del campo di dell'organizzazione del modo di trattare i prigionieri del campo di Monowitz solo perché questo numero di Minerva Medica è stato trovato dentro a una coppia di questo disse questo è un uomo che era la coppia che di Isabella De Gennaro, un medico immunologo e staffetta partigiana, e il libro è stato trovato nelle sue carte dal nipote Piero De Gennaro, che ha trovato il libro e anche con dentro la copia di Minerva Medica. Quindi questo rapporto ci è arrivato attraverso il libro. E il nipote Piero De Gennaro nel 1999, quando la zia scompare, trova il libro e vi ha riposto il numero di Minerva Medica e lui dice: mia zia era una donna profondamente generosa, con una solida etica cattolica e molto umile nei modi. Non raccontava del suo passato, era stata staffetta partigiana con il nome di Marisa ed evidentemente aveva avuto notizia della pubblicazione del libro di Primo Levi, lo aveva acquistato e lo aveva tenuto insieme mettendoci dentro il numero di Minerva Medica e commenta ancora il nipote e quindi noi dei rappresentanti della terza generazione abbiamo bisogno perché saranno i testimoni che non permettono la dimenticanza. Scrive appunto il nipote di Isabella De Gennaro, fu quella sensibilità, dice mia zia era un medico modesto, ma che si dedicava a curare le persone in modo disinteressato per alleviare le sofferenze del prossimo. Era un'immunologa, oggi sarebbe utile.
Fu quella sensibilità, immagino, ad avvicinarla al libro di Primo Levi, che comprò in prima edizione e conservò con cura per 50 anni. Sono contento di averlo trovato allora nella sua libreria. È una piccola storia nella storia, ma che aggiunge un significato al fatto, all'importanza di ricordare e di trovare testimoni di terza e di quarta generazione. E con questo termino ringraziando anche Vittoria Musiole, che è il Centro Primo Levi, che mi hanno dato tutto questo materiale. Sempre se qualcuno ha la copia si mette in contatto con il Centro Primo Levi. Allora, adesso do la parola alla professoressa Isabella Merzagora, che con coraggio e accuratezza ci introduce a conoscere meglio la realtà di quanto è accaduto. Le tracce di chi è sopravvissuto devono servire a raccontare e illuminare. Il suo intervento si intitola «Dalla normalità del male alla banalità del bene». Una breve presentazione della professoressa Merzagora: è professore ordinario di criminologia presso l'Università degli Studi di Milano, insegna presso le scuole di specializzazione in psichiatria, medicina legale, neurologia, psicologia clinica, neuropsichiatria infantile della stessa università, ed è presidente della Società Italiana di Criminologia, ha scritto numerosi libri, ne cito soltanto qualcuno, ma che vi può dare l'idea del campo di interessi che la riguarda: L'incesto, aggressori e vittime, diagnosi e terapia, un altro libro, Uomini violenti, un altro, Colpevoli si nasce, criminologia, determinismo, neuroscienze, un altro ancora, Lo straniero a giudizio, e infine il più recente, del 1219, pubblicato adesso da Raffaello Cortina, del 2019, nei miei anni. Del 2019, La normalità del male, la criminologia dei pochi, la criminalità dei molti. Do la parola. Grazie. Grazie, qui c'è scritto che devo parlare per un'ora. No, abbiamo tenuto tempi larghi. Va bene. Così magari potremo anche poi discutere tutti gli interventi. Quando incomincio a vedere l'occhio vitreo, come sì, vedo qualche volta negli studenti, interrompo. Allora, vi ringrazio. Ringrazio anche Valeria Gidi Morpurgo. Non vorrei essere invadente, io non ero intima, però era una sua amica e lei che ha avuto per prima l'idea di farmi venire qui, e non ricordo. Allora, come avete sentito, io faccio il criminologo e quindi ho abitualmente a che fare con madri che uccidono i figli, con serial killer, piacevolezze consimili. Allora, di queste cose noi criminologi abbiamo imparato a dare delle spiegazioni, ce n'è mai una. La paura, la follia, la cattiveria, tante. Giusto o sbagliate che siano, ce la caviamo. Ecco, invece io una cosa su cui mi sono sempre interrogata, non è come faccia una persona, 10 persone, 300 persone, perché guardate che nonostante l'interesse mediatico, l'ingordigia mediatica per i casi di Nera, in Italia ormai si perpetrano poco più di 300 omicidi l'anno. Adesso io non so se la trovate una bella notizia, però vuol dire che sono statisticamente abbastanza pochi e sono in continua diminuzione. Siamo anche messi bene rispetto all'Europa e rispetto al resto del mondo. Insomma, queste sono eccezioni, sono anomalie. Ma io mi sono sempre chiesta, ma invece intere popolazioni che si dedicano al male? Persone normali, normali è sempre una parola che noi si dice con una certa titubanza, persone comuni che si alzano la mattina, fanno colazione, portano giù il cane, poi improvvisamente da un momento all'altro si dedicano allo sterminio dei loro simili e poi riprendono la loro normalità o il loro essere comune, si alzano la mattina, fanno colazione, accarezzano i nipotini, Bassottino nel frattempo è morto, non possono più portare giù,
Ecco, quello, questo è quello su cui io ho cercato un po' di riflettere. Mi sono dedicata soprattutto all'antisemitismo per diverse ragioni. E intanto è stato scritto molto sul tema del genocidio, della Shoah in particolare, ma poi non solo per quello. In realtà è la matrice di ogni razzismo o etnocentrismo o altrismo. Se non altro per anzianità di servizio, è stato definito l'odio più lungo. Ha una storia millenaria che di volta in volta si è rivestita di diverse razionalizzazioni, e questa proteiformità ci consente anche di spiegare altre prese di posizioni etnocentriche e razziste, perché sono queste varie razionalizzazioni che sono riciclate di volta in volta alla bisogna. Insomma, il razzismo è uno, che poi sia nei confronti degli ebrei, nei confronti dei gay, nei confronti dei disabili, non importa, sempre quello è. La prima domanda che mi sono fatta quindi era appunto: come è possibile che così tante persone, quante? Difficile fare dei conti, ci ha provato Goldhagen. Sulla sola Auschwitz con i suoi sottocampi impiegava 7.000 guardie, a Dachau 4.100 fra guardie e amministratori, Mauthausen più di 5.700 persone, poi c'erano le Einsatzgruppen, poi c'erano coloro che portavano i convogli, le tre brigate SS al comando di Himmler impiegate nel massacro degli ebrei sovietici comprendevano 25.000 effettivi. Poi ci sono stati i funzionari, i cosiddetti assassini da tavolino, poi c'erano, naturalmente, c'era la collaborazione degli industriali. Krupp, Siemens, Zucker, avevano stabilimenti ad Auschwitz. Dei 35.000 ebrei mandati a lavorare dalla Farben, ne morirono 25.000. La manodopera era pressoché gratuita, forse bisognava farsi qualche domanda, o forse non ci si facevano domande perché la manodopera era pressoché gratuita. E poi, allora il mito secondo cui la popolazione non sapeva. Mi sono imbattuta in una fotografia che un soldato tedesco manda alla fidanzata e che lo ritrae mentre sta sparando a una donna con il figlio in braccio, sta sparando a mamma e bambino. Allora io non so cosa abbia pensato la promessa sposa vedendo questa foto, ma il solo fatto che lui si immaginasse di poterla mandare fa capire quale doveva essere l'atteggiamento delle persone. E sempre a proposito di affettuosi rapporti coniugali, Walter Mattner scrive alla moglie dopo l'annientamento del ghetto di Mogilev: ho preso dunque parte alla grande uccisione di massa l'altro ieri, ai primi veicoli che portavano le vittime. Le mie mani hanno un po' tremato al momento di sparare, ma ci si abitua. Alla decima vettura prendevo la mira con calma e sparavo con fare sicuro contro le donne, i bambini e i numerosi neonati, cosciente del fatto che anch'io ho due lattanti a casa. Non dimentichiamoci noi italiani, per caso. Nel processo che si intenne ad Eichmann, molti dei testimoni parlarono in termini... buoni termini dei nostri compatrioti, e anche i nazisti si lamentavano un po' di noi, di quelli che sabotavano le deportazioni, che dimostravano una deplorevole mancanza di zelo nel perseguitare gli ebrei, li proteggevano persino dando così cattivo esempio, diciamo così, in Croazia, in Bulgaria, in Romania. Ecco, va bene, adesso ne abbiamo parlato bene. Rimane il fatto innegabile che se quasi 9.000 furono deportati, se quasi 7.000 furono uccisi, se 2.210 persone furono arrestate, bambini compresi, insomma, non potevamo essere tutti buoni neanche noi. E allora chiediamoci perché. Il primo perché che viene un po' alla mente, in termini forse rassicuranti,
comunque nella spiegazione folk, erano matti. Tutti i tedeschi erano matti. Dal punto di vista strettamente psichiatrico, è vero, sì, certe dichiarazioni di Hitler sfiorano il delirio paranoico, insomma, come dire, che so, come uno dicesse, tutti i nostri guai vengono dagli immigrati stranieri, insomma, una roba del genere. Però anche se Hitler, su cui tra l'altro molti si sono industriati a cercare di far diagnosi, se anche fosse stato folle, ma non spiega niente, come fanno tante persone a dar retta a un folle. Dopodiché, certo, certi atteggiamenti, certe opinioni hanno una loro funzionalità e se si basano su premesse assolutamente non realistiche, in un certo senso sono sintomi. Ma, è stato detto prima, possono esserci dinamiche e meccanismi patologici, non è detto che le persone siano per questo malate. Dopodiché, sì, certo, in periodi di timore, di incertezza, la semplificazione secondo cui tutti i nostri guai derivano da una popolazione è sbagliata, è una chiave interpretativa sbagliata, ma proprio perché è drastica è attraente. Una spiegazione illusoria, senza faticosi distinguo, può sedare l'ansia, così come un'autorità assoluta a cui aggrapparsi per delegare il compito di fornire interpretazioni è più faticoso l'interpretazione cercarle da sé. Però insomma non possiamo pensare che i tedeschi, gli austriaci, i francesi, gli italiani, i polacchi, i croati, i serbi, i bulgari fossero tutti pazzi. La spiegazione della follia sarebbe comoda, ma non basta. Ci furono anche, per esempio, Eichmann fu visitato da più psichiatri e nessuno lo trovò folle in senso, lasciatemi essere un po' superficiale, un po' sbrigativa nel senso più tecnico del termine. Anzi, uno di quelli che ebbero dei colloqui con lui poi disse: è più normale di quello che sono io dopo che l'ho visitato. Il processo di Norimberga, poco prima del processo di Norimberga, un nutrito gruppo veramente di società scientifiche statunitensi mandò una richiesta a Robert Jackson, capo del collegio d'accusa, appunto per sottoporre a visite e a test di Rorschach i gerarchi. In 19 sui 24 furono sottoposti a questi test e anche qui non venne niente di particolare, qualcuno fece la diagnosi di personalità psicopatica che non si nega a nessuno, almeno dei miei abituali pazienti, diciamo così. Allora perché accadde? Cosa ho scoperto dopo aver studiato, ristudiato come tutti facciamo? Ho scoperto cose che probabilmente menti più attrezzate di me avevano già scoperto, a cominciare dal fatto che non c'è una causa. Grazie al cielo, perché più sono le cause, più diminuiscono le probabilità che tutti insieme si ripresentino. Insomma, c'è un cocktail micidiale di cause, non solo. Ma io ho trascurato quelle storiche, quelle economiche, quelle sociali. Non che non ci siano, certo che ci sono, semplicemente io non sono uno storico, non sono un sociologo, non sono un economista e seguo il brocardo milanese Ophelè falto mestè. Quindi io mi sono occupata di quello che so maneggiare, e cioè le spiegazioni, il perché una persona, non perché c'è un movimento politico, questo lo si spiega in termini storici, politici, economici. Ma perché tante persone aderissero, questo forse lo si spiega più in termini personali, diciamo così. Allora, io ho un po' raggruppato le spiegazioni in tre gruppi. Autoritarismo, conformismo e responsabilizzazione, il primo gruppo. Sordità per la coscienza e negligenza per l'autonomia di giudizio, un secondo gruppo. Altrismo, un terzo gruppo. Allora, sull'autoritarismo e il conformismo
conoscete Adorno, la personalità autoritaria, quelli che sono prepotenti verso coloro che stanno sotto e in compenso remissive verso i potenti. Ci sono molti studi, non mi dilungo, se non sul fatto che l'obbedienza ha un grande vantaggio, ha il vantaggio di fornirti una coscienza sostitutiva. Non è colpa mia, me l'hanno ordinato. Uno degli esempi possibili è il processo di Norimberga, Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, quando gli chiedono, ma insomma, lei ha portato a termine la soluzione finale, perché, per come? Era necessario ignorare ogni umana considerazione e svolgere questo compito a ogni costo. Non avevo nulla da dire, potevo solo rispondere Jawohl. E quindi, insomma, l'obbedienza serve alla deresponsabilizzazione e a mettere al silenzio la propria coscienza. E questo è il secondo gruppo di motivi. Il mettere in un cale la coscienza, coscienza nella duplice accezione, nell'accezione di consapevolezza e nell'accezione di responsabilità. Abbiamo ancora le parole dei processati a Norimberga, questa volta è Hans Frank, che arrivò a dichiarare: io non ho una coscienza, Adolf Hitler è la mia coscienza. E d'altra parte Hitler aveva detto che la coscienza era un'invenzione degli ebrei. Insomma, mica poco. La nostra coscienza, i valori che la nostra coscienza comunque ha interiorizzato sono quelli di non fare il male. Per metterla a tacere ci vuole, per esempio, ci vuole un'ideologia. E l'ideologia è l'ideologia del siamo minacciati, dobbiamo salvarci. La vecchia storia poi del capro espiatorio, la vecchia storia della legittima difesa, intesa come sono gli altri che minacciano il folk, minacciano i tedeschi, eccetera. Guardate, la tecnica che viene usata praticamente in tutti i casi di genocidio, l'hanno usata i turchi con gli armeni, è stata usata nell'Africa dei Grandi Laghi, eccetera, eccetera. Infine, l'ultimo gruppo di spiegazioni, ed è forse quello più convincente, almeno secondo me, è il cosiddetto altrismo o noismo, come l'ha chiamato Cavalli Sforza in un libro recente, cioè distinguere fra noi e loro. Viene messa in discussione l'unità dell'essere umano e la non identificazione con l'umanità nel suo complesso e il rifiuto dell'universale. Gli altri non sono considerati come individualità, ma come gruppi non definiti, e si incomincia a dire l'ebreo è, il nero è, il nero in questo caso ci vuole la G, se no non funziona bene, il negro è, gli italiani sono, i francesi, insomma vale per tutti, non l'individuo, ma il gruppo in cui loro sono uguali tra di loro e diversi da noi. Noi e gli altri diventa anche controantropomorfismo, molto difficile da pronunciare, ce l'ho fatta, bacilli, microbi, scimmie, no? E quando gli altri sono visti come diversi che cominciano i guai, quando gli altri sono visti come, non la diversità che suscita curiosità e voglia di conoscere, ma superiori, inferiori, migliori e peggiori, diversi non per quello che si sceglie di fare, ma per quello che si è. Viene etichettato per come sei, non per quello che hai fatto. Non che questo significa che siamo tutti uguali, no, che non siamo tutti uguali. Io non lo penso affatto. Io non penso che uno vale uno, perché sennò nessuno vale niente. Penso che siamo diversi per quello che scegliamo di fare. Io sono diversa dagli aguzzini dei campi, perché questa è la seconda fastidiosa domanda. Le domande hanno una pessima abitudine riproduttiva. Incominci a fartene una
te ne vengono subito in mente un altro paio, una delle quali è cosa avrei fatto io. Vabbè. A questo punto però, siccome tutte ste risposte mi avevano un po' frastornata, mi è venuto anche un'altra domanda, un altro dubbio. E se avessi sbagliato la domanda? E se noi non fossimo affatto buoni, per cui da spiegare? Cos'è da spiegare? La cattiveria o la bontà? Ho detto, ma io voglio andare a vedermi un po' di bontà, da qui il titolo. E lì mi sono trovata molto nei guai a spiegare i buoni. Beh, intanto perché io faccio il criminologo e non ho un'attrezzatura concettuale per spiegare la bontà. Poi c'era anche un po' poco su cui lavorare. Lavorare sulle testimonianze dei cattivi, abbiamo per esempio tutti gli atti processuali. I processi e i buoni ancora non si fanno. Nessuna buona azione rimarrà impunita, ricordiamoci, però insomma ci sono meno processi e buoni. E poi c'era un motivo in cui mi sono proprio imbattuta e che mi ha lasciato esterrefatta, è che i buoni non parlano mica tanto di loro. Si diceva prima, se molti delle vittime non hanno voluto parlare, ma anche i buoni non parlano, praticano l'understatement. E mi è venuto in mente perché mi sono imbattuta tra l'altro in una delle frasi, una frase di Perlasca, penso che sappiate tutti chi è stato, Giorgio Perlasca, tra l'altro dichiarato uno dei giusti dal Tribunale dei Giusti dello Yad Vashem. Quando dopo anni lo intervistano, gli chiedono, ma ci spieghi perché ha fatto questo? Lui risponde, lei che cosa avrebbe fatto al mio posto? E una frase analoga l'ha detta un altro diplomatico che, facendo un lavoro tipo Perlasca, ha salvato molti facendo dei permessi truffaldini, insomma, in pratica. Questo altro diplomatico è Senpo Sugihara. Il mio giapponese non è molto fluente, mi scuso. Comunque, console del Giappone in una città lituana, che lui appunto compilò 6.000 fantasiosi visti per permettere agli ebrei la fuga, e lui risponde a chi lo intervista, dal punto di vista dell'umanità non avevo altra scelta. Un lavoro molto grosso è stato fatto dagli Oliner, che intervistarono 406 persone che avevano salvato degli ebrei nei paesi occupati. Queste persone erano state da loro identificate attraverso la documentazione dello Yad Vashem. E nella maggior parte dei casi, scrivono questi autori, le azioni dei rescuers, dei salvatori, erano più ordinarie che eroiche. La gran parte di loro le definiva come un semplice dovere umano. Un olandese che nascose una famiglia ebrea per 2 anni, alla domanda sul perché lo avesse fatto, rispose, non ho fatto niente di insolito. Chiunque al mio posto avrebbe fatto la stessa cosa. I numeri non gli danno ragione, sarebbe bello. Eccetera. Ci sono anche le storie dei giusti italiani. Ricordiamone qualcuno, no? E tra l'altro nel volume che le narra si legge, che cosa vi ha indotto a fare ciò? Molti hanno risposto di non meritare una particolare menzione o considerazione perché avevano fatto solo il loro elementare dovere in quanto uomini. Giulia Kiel, Fan de Rivera Costagutti, nascosero 4 famiglie, salvarono in totale 16 persone. La figlia della coppia gli chiede, ma perché non avete mai detto niente? Lo ritenevano doveroso, niente di cui doversi gloriare. I gioiellieri bulgari anche hanno, mi raccomando, d'ora in poi sempre gioielli bulgari, dovesse capitare, insomma. Il figlio gli dice, ma perché anche voi non vi siete fatti vivi? Potevate andare al Tribunale dei Giusti, infatti poi li porta. Non c'era niente da raccontare, dicono, avevano fatto solo ciò che si doveva fare. Non ho mai fatto nulla di particolare. A una giovane ebrea che proponeva di andarsene dalla casa che la ospitava per non mettere
in difficoltà, quelli che lo ospitavano, il padre di famiglia disse: ti prego di restare con noi, per me, non per te, perché se te ne vai mi vergognerò per sempre di far parte del genere. Ma adesso bisogna che mi fermi, se no mi commuovo e non riesco più ad andare. Ce ne sono tante, e sono tutte persone in cui forse semplicemente il noi non si contrappone a loro. Se ho ancora, se ho ancora un po' di energia, lasciatemi finire. Allora, dopo aver cercato di occuparmi degli sterminatori, diciamo qualsiasi, ecco, di ogni categoria sociale, ho incominciato a cercare di occuparmi del cosiddetto olocausto dei disabili, e quindi di cui so che vi parleranno anche nel pomeriggio, per cui non mi dilungherò troppo. Ma come forse sapete, dopo il processo di Norimberga, il principale processo di Norimberga, si resero necessari altri processi, uno dei quali fu appunto processi diciamo secondari, uno dei quali fu il processo ai dottori contro 23 imputati, in realtà sarebbero potuti essere molto di più, accusate di aver pianificato e realizzato l'uccisione sistematica delle persone la cui vita era indegna di essere vissuta, con le loro parole, cioè malati di mente e disabili, di aver condotto esperimenti scientifici, qualche volta di aver proprio direttamente partecipato alle uccisioni. I medici erano coloro che stilavano che facevano le selezioni, insomma, chi doveva essere ucciso subito e chi no, che studiavano i sistemi più efficienti e pratici per i massacri, e appunto, dicevo, qualche volta effettuavano loro stessi. Come forse sapete, il progetto venne denominato Action T4 dall'indirizzo del primo centro, e riguardò in un primo momento lo sterminio dei bambini disabili. Si calcola che i medici responsabili dello sterminio dei bambini e dopo quello che successe dopo degli adulti siano stati almeno 350. La stima delle vittime è un po' difficile, perché in certi casi, tra l'altro, cercarono anche di distruggere ovviamente la documentazione, ma insomma gli autori parlano di da 5.000 a 7.000 bambini, e per gli adulti da 70.000 a, secondo alcuni autori, addirittura 300.000 uccisi, e si parla, come ti dicevo, infatti di olocausto psichiatrico. E allora? Prima ci siamo chiesti: ma i tedeschi sono più cattivi degli altri? E ci siamo battuti anche negli italiani, e poi lituani, e poi polacchi, eccetera, eccetera. E i medici tedeschi? Più cattivi degli altri. Sarebbe bello, eh? Avremmo isolato almeno geograficamente il male. E i medici turchi con gli armeni? E quello che è successo in Ruanda? E in Argentina i torturatori? E gli psichiatri sovietici? Vogliamo parlare oppure di Guantanamo e Abu Ghraib? Atti del congresso americano? Non di, che so, di un papa comunista o di gente così che non si possono, non sono affidabili. La domanda sul perché dei medici, molte risposte sono le stesse: l'obbedienza, il tornaconto, perché non dimentichiamoci che oltre all'obbedienza c'era il tornaconto. C'erano moltissimi medici ebrei in Germania, e tanto per cominciare, impedirgli di lavorare voleva dire per gli altri avere più clientela, voleva dire far carriera se accettavano di lavorare nei campi, quindi c'è stato il tornaconto. La paura non è tanto vero, perché non ci furono, chi si rifiutò non ebbe gravi conseguenze, invece appunto la deresponsabilizzazione sicuramente, l'altrismo sicuramente, però io mi sono detta: ma qui qualche cosa in più ci vorrà, perché un medico dovrebbe essere cresciuto
a essere agente del bene, della vita, non della morte. Forse c'era una cosa, ho pensato, potrebbe esserci una cosa in più che poi c'è anche per gli altri. E io l'ho chiamato l'idealismo pervertito, che c'è anche negli altri, perché di nuovo Eichmann, davanti ai giudici di Gerusalemme, dirà: ero un idealista. Vabbè. E di nuovo quell'idea, come tutti gli stermini, il XX secolo è stato definito il secolo dei genocidi. Quindi è vero che gli omicidi sono sempre meno, però gli omicidi, come dire, artigianali. Abbiamo chiamato il XX secolo il secolo dei genocidi. Sapete perché? Perché ci siamo dimenticati quello che noi europei abbiamo fatto prima, sterminando intere etnie. Vabbè. Comunque Eichmann pensava di essere un idealista, come tutti quelli che hanno l'opinione che bisogna annientare un intero gruppo che è una minaccia per la propria sopravvivenza. E quindi a questo punto le uccisioni diventano doverose. Se poi pratichi l'antropomorfismo, per cui gli altri sono bacilli dell'umanità, virus, è stato detto, chi meglio dei medici? Quindi a questo punto, se tu ti convinci veramente che l'altro è una minaccia, intanto serve a tacitare la tua coscienza. E poi le atrocità commesse sono trasformate in azioni encomiabili. Quante persone siamo disposti a massacrare per un futuro utopistico e radioso? Si è parlato prima dei terroristi. In fondo è la stessa cosa. Hitler insegnava a far sì che il sangue venga preservato puro, quindi d'altra parte l'uccisione dei disabili fu preceduta dalla sterilizzazione dei medesimi. Liber gli faceva, Lohr, scusate, gli faceva eco affermando: i medici potrebbero essere i veri salvatori della razza umana, dove naturalmente basta circoscrivere i confini dell'umanità, no? Se la razza umana è solo la tua cosa, il tuo gruppo, quale razza? E vabbè, tra l'altro stesse dichiarazioni davanti al tribunale militare turco da parte dei medici turchi che massacrarono e compirono esperimenti sugli armeni. Ecco gli esperimenti. Altro idealismo pervertito. Lo faccio in nome della scienza. Quindi, e qui c'è tutta una polemica, ci fu poi, c'è ancora adesso, su possiamo utilizzare quello che è stato trovato con gli esperimenti nei campi o no. Qualcuno ha detto, vabbè, ormai è fatta, se ci servono questi risultati scientifici utilizziamoli. In realtà poi la polemica è anche abbastanza sterile, perché non è che avessero trovato chissà quanta roba. Le associazioni di bioetica hanno detto, cominciamo a dire vabbè, insomma, si fa di necessità virtù e quindi utilizziamoli, e poi la prossima volta cosa si dirà? Quindi l'idea è quella di non usarli. Comunque la scienza è stato un altro idealismo pervertito. E ancora, motivazione dello sterminio dei disabili da parte dei nazisti fu la necessità di liberarsi dei mangiatori inutili, zavorre, vite indegne di essere vissute, vite senza valore. Qui c'è addirittura nei libri scolastici ai bambini tedeschi venivano dati i seguenti problemini. Allora, per mantenere 10 disabili per un anno dobbiamo spendere tanti Reichmark. Questi potrebbero essere usati invece per mandare i soldati al fronte o per mantenere delle famiglie tedesche. Quante famiglie tedesche possiamo mantenere se risparmiamo sul mantenimento dei disabili? E così crescevano sapendo bene la matematica. Anche qui però c'erano i buoni,
e le vittime anche da noi. Sapete, nel 1931 venne imposto in Italia ai professori universitari l'obbligo di giurare fedeltà al regime. Non tutti giurarono, e lo dico con un certo orgoglio, il compagno della mia prozia non giurò. La mia prozia intanto se n'era dovuta andare esule in Francia, perché era leggermente comunista, quindi non piaceva. Comunque non giurarono, tra l'altro, Mario Carrara, docente di antropologia criminale e di medicina legale e genero di Lombroso, non giurò Bartolo Nigrisoli, professore di clinica chirurgica. Vi sembrano pochi? Due medici sì, ma siccome in tutto che non giurarono furono 12 professori universitari, insomma, anche due di medicina piuttosto che niente. Oggi andrebbe tutto diverso. Molti medici praticarono anche in Germania forme di resistenza sottili, molti furono fra gli infermieri, il personale, coloro che sabotarono i programmi di uccisione, diedero di nascosto da mangiare ai disabili, li aiutarono a fuggire, li nascosero. Come sapete, appunto, è stata creata nel 63 la commissione incaricata di conferire il titolo di giusto fra le nazioni. 245 sono i medici fra i giusti fra le nazioni, e in Italia sono 10, si calcola che abbiano salvato 137 persone, e a queste vanno aggiunti anche gli infermieri, e falsificavano documenti, nascondevano. Qualcuno fece addirittura degli interventi chirurgici per occultare la circoncisione. A livello mondiale, i 245 medici giusti, dicevamo, 13 vennero deportati, 26 incarcerati, 14 uccisi. Anche i medici giusti praticavano l'understatement. L'Hautval, per esempio, Adelaide Hautval, psichiatra francese, fu arrestata perché era intervenuta in difesa di una famiglia ebrea maltrattata, venne definita amica degli ebrei e internata appunto prima in una serie di campi di concentramento francesi, poi deportata ad Auschwitz, dove si rifiutò di partecipare agli esperimenti, compresi quelli poi di Mengele-Birkenau, e di fare le selezioni. Noi medici prigionieri dovevamo affrontare la terribile questione delle selezioni. Le SS ci chiedevano di decidere quali deportati fossero o troppo malati o troppo deboli per lavorare, e se noi lo avessimo fatto sapevamo perfettamente che i selezionati sarebbero stati immediatamente spediti nelle camere a gas. Io mi sono rifiutata di scrivere incapace di lavorare sui rapporti medici. E anche qui, allora, ci fu poi un processo a uno di questi medici del campo, un polacco, e al giudice che domandava, lei in qualità di testimone, se fosse consapevole che il suo atteggiamento, insomma, era un po' imprudente. E lei, cioè, le faceva rischiare la condanna a morte. E lei rispose, è un'attitudine che abbiamo tutti, non aveva niente di speciale. Anche lei fu insignita del titolo di giusto fra le nazioni. Un altro fu Carlo Angela, che nascose nel suo ospedale nel Canavese molti ebrei, e anche, non solo ebrei, anche resistenti. Sono molte le storie, io quasi quasi ve ne racconto una volta tanto, così un po' da ridere, anche perché qui pesante la situazione, è la storia che vede come protagonisti Giovanni Borromeo, Adriano Sicini, Vittorio Emanuele Sacerdoti, tutti e tre medici Alfante Bene Fratelli di Roma. Sacerdoti era ebreo, ma Borromeo appunto l'aveva voluto, anche se non avrebbe potuto più esercitare. Comunque, insomma, c'è il rastrellamento del ghetto di Roma, alcuni ebrei riescono a scappare e si rifugiano al Fante Bene Fratelli, dove questi tre medici li nascondono in un reparto, inalberando il cartello
morbo di K, non esiste nessun morbo di K. Arrivano gli SS per vedere appunto se trovano qualcuno e stanno per arrivano sotto questo cartello. Sì, sì, andate, a vostro rischio e pericolo, il morbo di K è molto contagioso. E così non entrarono e qualcuno riuscì a salvarsi. Poi anche a Milano c'è un libro di Lorenzo Cazzulo che parla di quello che riuscì a fare insieme a Giovanni Cozzuti. Anche qui avevano cercato di far passare come affetti da TBC alcuni che erano stati ricoverati nel policlinico. Poi di nuovo Roma, Siena, ad Arona, provincia di Viterbo, una pagina particolare per le suore infermiere. In pratica, guardate, gli ospedali dopo chiese e monasteri sono stati il posto più importante per la salvezza, ripeto, poi non solo degli ebrei, anche dei partigiani. Ecco, magari ricordo Guglielmo Lippi Francesconi, direttore dell'ospedale psichiatrico di Lucca. Perseguitato come antifascista, si rifiutò di consegnare alla SS i pazienti ebrei, fu fucilato dalle Brigate Nere assieme al figlio dodicenne e fu ferita la moglie, che reggeva ancora tra le braccia il figlio morto. Quindi gli eroi ci furono. Perché? Come vi dicevo, il perché. Perché è difficile, questi non parlano, gli sembra una roba normale. Lei come si sarebbe comportato al mio posto? Ma forse l'altruismo. Hollinger e Hollinger lo spiegano in questa chiave, i loro rescuers. E loro cercano anche di fare dei conti. Dicono, ma anche qui è difficile, i conti fatti dai diversi autori rispetto a chi salvò i rescuers. Vanno dai 50... dalle 50.000 ai 500.000 persone, quindi un ventaglio molto ampio, proprio perché se questi nemmeno ritengono di essere stati eroi, non lo vanno a dire a nessuno. Qualche altro autore ha parlato dell'attitudine, della capacità del prendersi cura, e quindi finiamo proprio ricordando quello che scrive Valeria G. di Morpurgo, il prendersi cura. E ricordando anche il famoso verso del Talmud, chi salva una vita salva il mondo intero, Sanhedrin 4.12. Ecco, tutto qui fu quello che volevo dire, quello che sto cercando di capire. Forse invece che la banalità del male, come ha scritto Hannah Arendt, si può anche parlare della banalità del bene. Non è che avesse sbagliato, è che entrambi sono banali. Il male e il bene molto semplicemente appartengono al nostro repertorio come esseri umani. Grazie. Bene, grazie alla professoressa Merzagora di questo suo contributo insieme ricco di dati e di numeri e di pensieri, perché io credo che anche proprio la elencazione di numeri e di dati che ha iniziato Silvia Vegetti Finzi prima come primo intervento ha la sua importanza, perché non ci rendiamo conto abbastanza della dimensione di questi eventi di cui in qualche modo siamo a conoscenza. Hanno delle dimensioni impressionanti e i numeri parlano come anche le parole, ecco. E ci permette di pensare il suo intervento proprio anche perché l'iniziativa, essendo di psicoanalisti, è proprio su che significato ha che persone che hanno come identità quella del prendersi cura possano in certi momenti della loro vita stravolgerla e metterla invece al servizio della distruzione. Quindi ci rimanda a tutti i temi già posti dalla relazione di Anna Nicolò e abbiamo uno spazio sufficiente per poter intervenire
commentare e cercare di capire meglio. Introduce la discussione un collega della terza generazione, perché il problema è chi sono i testimoni. I testimoni sono soltanto coloro che erano vivi e attivi nel periodo delle grandi tragedie del Novecento, dei grandi genocidi, o non lo siamo tutti noi che ne siamo diventati in qualche modo partecipi e che dobbiamo raccogliere questo messaggio. Quindi introduce la discussione Stefano Trinchero, psicologo, psicoanalista del Centro Milanese di Psicoanalisi e che è il referente per il Centro Milanese di Psicoanalisi di un gruppo che è nato e che riguarda in qualche modo la realtà del nostro tempo, che è il gruppo che avevamo fondato anche io e Valeria, no? Si chiama PER, cioè Psicoanalisti Europei, è un gruppo italiano, ma si chiama Psicoanalisti Europei per i Rifugiati, e che ha aperto una riflessione sulla realtà di rifiuto dell'altrismo, potremmo dire con Isabella Merzagola, dell'altro, che oggi ci si ripresenta continuamente nella forma del rifiuto a priori, no? Senza dati, senza conoscenza, senza valutazione delle conseguenze sociali ed economiche dell'altro. Do la parola a Stefano Trinchero. Grazie. Difficile intervenire dopo un intervento così accorato e carico come quello della professoressa Merzagora, che ha sollevato molti temi, così pure gli interventi precedenti. Il mio tentativo è un po' quello di focalizzare alcuni spunti che poi possono essere utili per il dibattito. Inizio intanto con un sentito ringraziamento alla dottoressa Anna Ferruta e al dottor Roni Iaffè per l'onorato coinvolgimento all'interno di questa esperienza che costituisce la giornata della memoria. La memoria riguarda la possibilità di tenere dentro, di conservare. La sento intimamente collegata al ricordo e quindi anche al dispiacere e al lutto, con ciò che c'era, ciò che è stato e che non c'è più, ma che rimane in qualche forma custodito dentro di noi. La memoria permette il saluto, l'addio e la possibilità di costruire strade nuove verso destini nuovi. La memoria mette in crisi l'indifferenza, che, come ci ricordava Silvia Vegetti Finzi, alimenta l'odio. Così il ricordo di Valeria Egidi, del suo sorriso, della sua determinazione e forza nel difendere ciò che aveva a cuore, lo conservo con tristezza, cura e gratitudine. La tazza salvata, memoria parlante di un oggetto intero e integro, mi riporta alla straordinaria capacità di usare quello che c'è per andare oltre, alla tensione per proteggere la vita oltre la propria, la tensione di arrivare ad un approdo. La cura con cui è stata conservata e così tramandata dai luoghi di sterminio noi oggi suggerisce la vitale necessità di poterci prendere cura di un oggetto, esterno ma anche interno, anche nelle situazioni più disperate, e mi rimanda alla tragica vicenda del protagonista del film Il figlio di Saul alla ricerca di una sepoltura che apra al lutto possibile, al costo della vita stessa. È così che mi immagino il lavoro di Primo Levi, affrontare il pericoloso dolore dei ricordi di esperienze disumane per sopravvivere all'oblio, per contrastare l'incubo ricorrente del non essere ascoltato e creduto al suo rientro in patria. D'altronde era su ciò che contavano le SS quando, sadicamente, cercavano di togliere ai prigionieri quel barlume di speranza, dicendo loro che tanto, anche se qualcuno di loro si fosse salvato, nessuno gli avrebbe creduto. Fortunatamente non è stato così. Il libro Primogenio è una pietra angolare, pietra fragile, come si diceva, che ha impiegato anni prima di poter essere utilizzata dalla società civile in modo diffuso. Pietra che però ha trovato nelle edizioni De Silva un primo vettore. Il lavoro del Centro Primo Levi di Torino di recuperare le storie di coloro che ancora oggi ne posseggono una copia mi rimanda all'immagine del restauratore di tappeti che pazientemente recupera trama e ordito, e un filo di questa trama, non a caso, è con noi qui oggi,
un filo diretto con la storia. Questa forse è una possibile risposta alla domanda perché siamo qui oggi, perché ci teniamo alla giornata della memoria. Certo, i motivi possono essere personali e diversi. Penso che per me è la necessità di creare tessuti sociali che rivestano il presente verso un futuro diverso. Penso che in molti osserviamo, accanto agli enormi progressi in campo scientifico, la difficoltà che come individui e società civile stiamo incontrando nel gestire la globalizzazione e un mondo sempre più interconnesso, non solo da connessioni in fibra ottica o 5G. Forse paradossalmente questo mondo interconnesso aumenta il nostro senso di solitudine? Lo viviamo come una minaccia alla nostra identità? Queste domande mi portano al lavoro della professoressa Merzagora, dalla normalità del male alla banalità del bene. La percezione del sentirci in pericolo può spingerci verso modalità di funzionamento più arcaiche, dove prevale l'assolutizzazione delle differenze, il bianco, il nero, mos tua, vete a mea. Se ripenso a una mia personale passata esperienza, dove un mio familiare, molto caro, subiva ritardi in cure vitali, a causa del sovraffollamento dei posti letto nel reparto ospedaliero, ricordo ancora oggi con vividezza come sentimenti, pensieri e idee assolutiste e razziste fossero intense e travolgenti. Quanto le motivazioni e sostegno del sentirci in pericolo possono essere personali e soggettive. Per me era l'idea che le cure prestate all'altro toglievano la vita al mio caro. Per altri può essere il lavoro, la casa, la posizione sociale. Questa riflessione mi conduce a un'altra questione che Merzagora affronta nel suo intervento, quando evidenzia che la Shoah non si è verificata per colpa di alcuni, ma per colpa di molti. Pensare a quante persone erano coinvolte ci spaventa, perché ci avvicina la possibilità di essere noi stessi gli attori coinvolti. E io, come si diceva prima, io che cosa avrei fatto? Che parte avrei preso? Domanda difficile e chiaramente non posso saperlo. Ne apre però un'altra, ancora più perturbante. Che posizione prendo oggi rispetto ai fenomeni di ingiustizia nei confronti dei quali sono testimone? Prima si parlava del ruolo critico del testimone e della necessità di testimoni di testimoni. Penso ad esempio a coloro che si trovano nella posizione di essere richiedenti protezione internazionale, migranti. Da qualche anno sono direttamente coinvolto con interventi diretti a sostegno del benessere psicologico o attraverso attività a sostegno del lavoro con gli operatori coinvolti. Tale attività mette in contatto a chi si avvicina sufficientemente con vissuti impossibili da tollerare, con un dolore inelaborabile, come ci ricordava prima anche Anna Nicolò. L'altro, il diverso, ci costringe a un cambio di paradigma, di interpretazione della realtà, e per questo è destrutturante. Merzagora parla di un razzismo senza razza, che ci porta all'etnocentrismo, all'etnofobia, alla paura dell'altro in quanto portatore di diversità, a quello che definisce altrismo. L'altrismo è così più subdolo del razzismo con razza, perché si può annidiare nelle pieghe del nostro quotidiano. Mi è capitato sovente di osservare dei comportamenti dei volontari o degli operatori direttamente coinvolti, quindi persone insospettabili da questo punto di vista e con un'aderenza etica e valoriale forte, però di osservare atteggiamenti e comportamenti messi in atto con persone richiedenti protezione inconsapevolmente violenti ed espulsivi. Allora, questo ci riporta a che fine fa il dolore mentale, a che strade trova. E noi, come psicanalisti, abbiamo lavorato molto anche su in che modo le istituzioni possono difendere le persone dal dolore mentale, anche poi con assunzione di forme per niente positive. Qua io ho recuperato anche una riflessione che la professoressa Merzagora faceva nel suo testo, dove sottolineava come la frammentazione e la diluizione della responsabilità poi portasse alla legittimazione di comportamenti inaccettabili. Ho cercato di focalizzare alcuni temi per aprire il dibattito con voi, alla ricerca di nuovi interrogativi, nella speranza che la possibilità di mantenere un luogo interno, insaturo e instabile, scomodo,
possa costruire una possibile strada verso una maggiore disponibilità all'incontro con l'altro. Bene. Allora, l'intento di questo intervento di Stefano Trinchero, che ha un pochino ripercorso i vari interventi di questa mattina, era di sollecitare l'intervento di tutti quelli che vogliono commentare o aggiungere dei pensieri. Perché lo dico? Perché l'esperienza, come ha detto anche la dottoressa Merzagora, io da tempo che studio questi temi, veramente una risposta unica per fortuna non c'è. Perché? E soltanto mettendo insieme non solo diversi pensieri, ma diverse persone, diventiamo un poco più capaci di affrontare una realtà così devastante come è la distruzione dell'umano. Da soli non siamo in grado di farlo, perché è veramente ci dà l'idea che è troppo grande il dolore o anche la violenza che suscita dentro di noi per reazione, e quindi gli interventi sono benvenuti. Prima do la parola a Anna Nicolò, che voleva aggiungere qualcosa, no? E poi volevo ricordare nell'elenco, nella citazione delle persone che hanno fatto il bene ma non lo hanno comunicato, anche lo stupore di noi psicanalisti romani, del Centro di Psicanalisi Romano, dopo la morte di un analista di data del centro molto importante, che era Benedetto Bartoleschi. Nell'occasione di un seminario scientifico, lui era morto da circa una settimana, arrivò improvvisamente da parte della segreteria una lettera che citava il fatto che lui era stato nominato uno dei giusti e non lo aveva mai comunicato a nessuno, perché da ragazzo aveva salvato una famiglia ebrea di un suo compagno di scuola, correndo lui stesso un pericolo. Voglio aggiungere anche che c'è stato un intero paese in Abruzzo. Mio paziente ebreo mi raccontava della sua famiglia di origine, che si era così ritirata, era fuggita in Abruzzo, in un paese di montagna, e tutto il paese li aveva protetti, e quando era arrivata, a un certo punto erano arrivati i nazisti, loro pensavano che nessuno si fosse accorto di loro, e invece tutto il paese sapeva che loro erano lì e li avvertirono di fuggire. Voglio dire che ci sono stati molti di questi episodi che, come diceva la professoressa Merzagora, sembra che il buono lo consideri naturale, quindi non abbia bisogno di esibirlo come... Okay. Stella Bolaffi è psicoanalista e anche una persona che è stata ebrea e che è stata nascosta e aiutata da persone che hanno fatto solo il loro dovere. È stato veramente molto interessante, oltre che commovente. Funziona? Sì, mi sì. Sentite? Ascoltare i vostri interventi stamattina. Alcune cose sono state per me nuove. Vorrei invece dire quello che i vostri interventi hanno fatto risuonare in me. Io allora sono nata nel 34, avevo 9-10 anni. La professoressa Merzagora, fra i giusti, ha citato Angela. I miei nonni, Alberto Bolaffi e Vittoria Foa, oltre i settantenni, sono stati nascosti nella clinica in Piemonte che la professoressa ha citato. Primo Levi, il fratello di mio padre, medico, Roberto, irradiato dagli Albo in seguito alle leggi razziali, ebbe molte peripezie. Andò in Inghilterra, prima su un medico di bordo, su una nave inglese, come l'Italia fascista dichiarò guerra all'Inghilterra, venne imprigionato. Certo, non finì in un campo nazista. Poi cadde una V2 dove abitava. Era un fragile e ebbe una gravissima depressione, e in Inghilterra gli fecero l'elettroshock. Quando riuscì mio padre a riprenderselo a casa a Torino, chi
gli offrì amicizia e sostegno Primo Levi e il dottor Leonardo, detto in casa appunto Nardo De Benedetti, più l'oculista Sai Vita. Ecco, mio zio Roberto, che visse parecchi anni con noi, non riuscendo più a fare il medico, però veniva ogni tanto trasportato in casa dell'oculista Sai Vita, dove si trovavano appunto Primo Levi e Nardo. E quando mio padre e mia nonna, nei momenti in cui non piangeva o non gridava, lo vedevamo un po' più tranquillo, gli chiesero: ma cosa racconta di sé, cosa racconta di quello che gli è capitato? E mio zio Roberto sempre ha risposto: parla pochissimo, anzi preferisce che non gli chiediamo niente. Allora, io in seguito ai vostri interventi stamattina mi sono chiesta: non sarà che, visto che noi abbiamo dentro di noi impulsi di vita, impulsi di morte, che forse per persone che sono sopravvissute a delle situazioni talmente inimmaginabili, ecco, preferiscono non tirare fuori il loro aspetto di impulso di morte? E poi mi sono anche chiesta, quando io ero giovane, come psicanalista, ci dicevano: chiedete prima di prendere in analisi un paziente se ha almeno un bel ricordo, perché non si può prendere un paziente se almeno non vi porta un bel ricordo della sua vita. Ecco, in questo momento io ho associato che forse Primo Levi non poteva avere un bel ricordo dopo questa tremenda parentesi di Auschwitz. Ultima cosa, un ricordo viceversa molto affettuoso a Valeria Egidi, con la quale io portai un mio lavoro a Bologna, mi pare di ricordare, in cui parlai del mio trauma di psicanalista, un trauma che avevo rimosso, che potrebbe essere definito, come lo chiamava un tempo Freud, un buco nero, nella mia lunga, approfondita analisi, di cui rimasi molto molto contenta, e che in questo mio buco nero si impattò con una paziente che mi portò il caso drammatico, era una psichiatra, di una donna che seguiva, che era stata sequestrata in casa con la bambina di 4 anni e il marito, ex militare o delle forze di polizia, aveva la pistola e nessuno aveva il coraggio, delle guardie, era un paese, di andarla a liberare. Io mi sono chiesta, e l'ho chiesto ai miei colleghi, come mai per 3-4 sedute di fila io dicevo semplicemente: forse in lei c'è un nucleo autistico che si sente chiuso dentro come quella bambina, e pseudo interventi del genere. Quando finalmente mi diedi una mossa, le dissi: perché se non fanno nulla per la madre adulta, non fanno qualcosa per la bambina di 5 anni? Avverta a Milano il tribunale dei minorenni. E così la bambina venne liberata e la paziente venne in seduta piangendo a dirmelo. Erano moribondi, avevano tagliato i fili della luce e faceva freddo, era inverno, non mangiavano più da mesi. Ecco, allora io mi sono chiesta, e con la Valeria Egidi ho portato questo nostro problema, cioè del trauma anche di me, analista, spero che non ce ne siano stati altri, come mi sono impattata in seduta con i pazienti. Grazie. Alberto Sonnino. Grazie, intanto volevo ringraziare le relatrici perché hanno portato dei contributi veramente molto molto interessanti. Ringrazio Anna Nicolò di aver ricordato Benedetto Bartoleschi, l'avrei fatto anch'io. Io credo che nel ricordare giusti, come ha fatto la professoressa Merzagora, ricordare giusti voglia significare per noi oggi avere la nostra tazza da salvare. Nel salvare la tazza
si salva il senso della dignità umana, l'umanità che molto spesso viene penalizzata da eventi come quello di cui stiamo parlando oggi. Lewis Sullam dice che nel corso delle celebrazioni per la giornata della memoria bisogna sempre ricordare le responsabilità, perché questo aiuta nell'elaborazione del trauma. Nell'intervento mio di oggi pomeriggio credo che non farò sconti a nessuno e ci sarà un elenco dettagliato di responsabili e delle relative responsabilità. Però è anche importante ricordarci appunto dell'umanità che viene salvata. Penso ad Abramo che tratta con Dio per salvare Sodoma e Gomorra dalla distruzione, qualora ci fosse anche soltanto un giusto all'interno della collettività. Questo credo che ci riporti all'interrogativo che è circolato nei vari interventi, cioè cosa avrei fatto io, cosa avremmo fatto noi se ci fossimo trovati in quella situazione. Questo mi fa venire in mente quello che un sacerdote cattolico dice quando sono venuti a prendere gli ebrei, a portarli via: io non ho fatto nulla perché non era una faccenda mia, non mi riguardava. Poi sono venuti a prendere i negri, lo stesso, io non sono negro, quindi non mi importava nulla, non mi riguardava, e li ho lasciati portare via. Poi hanno preso gli omosessuali, lo stesso, io non sono omosessuale, non ho fatto nulla perché non mi riguardava. Poi sono venuti a prendere me e non era rimasto nessuno però per intervenire in mia salvezza. Questo è un motivo che deve suscitare preoccupazione, deve farci riflettere su cosa avremmo fatto. La professoressa Merzagora ricordava il progetto Eutanasia, il T4. Ognuno di noi può essere disabile, può avere un figlio disabile, ci può essere una disabilità che la cultura, la società o le esigenze economiche rischiano di penalizzare. Allora dobbiamo ricordarci che quello che è successo 75 anni fa, lì nelle campagne europee dove venivano creati i campi, può ritornare anche oggi. Allora quale può essere la formula su cui dobbiamo riflettere? Nella prima sera del Seder di Pesach, quando si celebra l'uscita, si ricorda l'uscita degli ebrei dall'Egitto, c'è un imperativo. Ognuno che partecipa alle celebrazioni, come regola religiosa, deve considerarsi come se fosse uscito lui stesso dalla schiavitù, come se fosse stato liberato lui stesso dalla schiavitù d'Egitto. Questo è il meccanismo, quindi l'identificazione del processo storico permette la trasmissione, una trasmissione valida ed efficace della memoria. Quindi non c'è una trasmissione stereotipata, meccanica, fredda, priva di un contenuto interno. C'è proprio l'identificazione, il coinvolgimento con l'evento storico. Io credo che l'Europa dovrebbe imparare la lezione da questo precetto, perché se ognuno si sentisse come se fosse stato liberato da Auschwitz in prima persona, perché è un evento che può colpire chiunque, io credo che questo potrebbe rappresentare una formula utile per migliorare un po' la nostra misera umanità e fare in modo che ognuno di noi abbia una tazza da salvare. No, è che io credo che sia non facile, appunto proprio per la banalità del bene, di testimoniare dei pensieri che si pensa possano essere utili per non dimenticare, no? Ecco, e questo non è facile, appunto. Io ho fatto molti lavori, molti incontri su questi temi, ma non è semplice, ecco. Allora rilancio dicendo oggi quello che mi è sembrato suscitare delle... Più intanto chi vuole intervenire associa, no? Mi hanno colpito, l'ho già citato prima, il ricorrere della parola fragile, no? Ecco, e dove il fragile forse è così, come psicoanalisti,
viene in mente il lavoro di Freud sulle parole di significato opposto, forse no, come alto, profondo, eccetera, no, che hanno una singolare connessione. Allora, forse chi è fragile, apparentemente, chi è fragile è più, entra più in vibrazione come il vetro con l'ambiente e con il dolore dell'altro, no? Ecco, e forse coloro che sono stati i giusti, che hanno salvato dei perseguitati e dei minacciati di sterminio, avevano forse questa fragilità che consiste nella possibilità di vibrare in sintonia con la esperienza dell'altro. Certo, ci vengono anche in mente gli studi sulle neuroscienze e quindi i neuroni mirror, eccetera, ma forse di questa fragilità abbiamo bisogno, no? Ecco, per poter entrare a far parte come dire, di ciò che si può ritenere degno di far parte dell'umanità. Quindi come appunto nel mio lavoro psicoanalitico, io sempre ascolto quando una parola incomincia ad acquistare una ricorrenza e entrare in primo piano. Ecco, forse quella presupposta fragilità è una condizione umana di capacità di vibrare all'unisono con l'altro, e questo forse permette a non eroi, ma eroi della vita quotidiana, di dare una mano e salvare gli altri. L'altro tema che mi sembra che nel dibattito è stato approfondito e che è assolutamente necessario è questo tema del testimone o del testimone del testimone. Chi sono i testimoni? Siamo tutti noi che siamo venuti a conoscenza di queste cose. Adesso non siamo più gli stessi, perché la conoscenza non è una conoscenza intellettuale, ma è una conoscenza carnale. Se è una conoscenza che ha prodotto, e mi sembra così da questa posizione di intuire guardando i vostri volti, si è prodotto delle emozioni, siamo diventati testimoni nel senso che non possiamo assolutamente dire che non lo sapevamo, non c'eravamo, no? Ma fa parte questa tragica storia della nostra cosiddetta civiltà, della nostra identità, e siamo diventati tutti testimoni, quindi con un dovere, no? Ecco, di trasmettere, di raccontare, di condividere. E queste sono state le mie associazioni. Adesso Ronnie Jaffè, poi Sabuk, poi glielo porti tu. Se... Dunque, una delle cose che mi ha più colpito nelle relazioni di questa mattina è il fatto, soprattutto pensando alla relazione che ha fatto Isabella Merzagora, è stato il fatto di dare così tanti nomi. Cioè, nel senso che, pensando alla storia di questi 70 anni, quando si è cominciato a parlare di Shoah, si usava il termine Shoah. Non c'era quasi un nome. Adesso sembra, ascoltando appunto questa mattina, man mano vengono fuori un nome, poi un altro nome, poi un altro nome, sia delle vittime che dei giusti, no? E questo mi sembra che sia fondamentale, perché dà appunto carnalità a qualche cosa che sembrava innominabile. Le relazioni di questo pomeriggio sono... veramente vanno molto in questa direzione, perché sono la testimonianza di storie di ognuno. Io ho avuto modo di leggere le relazioni, visto che oggi pomeriggio continueremo, e questo mi sembra veramente molto, molto importante. Ricordando Nissimo Miliano diceva che Primo Levi avrebbe parlato per tutti noi, no? E lui, diciamo, è stato in qualche modo appunto il primo a parlare. Poi poco per volta sono venuti fuori un testimone, poi un altro testimone e così via. Io credo che era impossibile parlare allora, perché credo che l'esperienza di ognuno di loro era di totale e assoluta solitudine. Nella massa
di Auschwitz, per poi uscire si stava in una solitudine totale, non si riusciva a parlare, non si poteva essere creduti. E di conseguenza, secondo me, quello che ha consentito poi la parola è stato l'elemento della coralità. Cioè, anche proprio nelle relazioni viene fuori questa dimensione corale. Un altro psicanalista, che era Corrao, diceva, usava sempre il termine di coinodinia, cioè la sofferenza in comune, perché è soltanto in quel modo che, in qualche modo, io credo che si possa parlare. Aggiungo due altre cose a quello che è stato detto questa mattina, perché mi sembrano abbastanza importanti. Uno, la specificità del nazismo, tra i tanti fattori, è il concetto supremo della purezza di sangue, della purezza razziale, l'ha detto Isabella Merzagora, e questo lo rende particolarmente specifico. Era proprio un'ideologia nazista costituita anche da dei medici allora, che avevano proprio fatto questo aspetto. E questo è un primo punto. Il secondo punto, che contraddistingue, io credo, il destino degli ebrei dell'Europa orientale rispetto all'Europa occidentale, e qua c'è un testo bellissimo di Yoshua sull'antisemitismo, è che nell'Europa occidentale, con l'illuminismo, l'elemento più perturbante è stato il fatto che l'ebreo in qualche modo usciva dal ghetto, in qualche modo era leggermente diverso ma anche molto simile, e questo creava uno stato di grande perturbamento, laddove invece nell'Europa orientale, come ben sappiamo, gli ebrei comunque hanno continuato a vivere nel mondo dei ghetti, eccetera. Quindi un destino diverso, questo credo che sia un aspetto importante da considerare proprio nella storia del nazismo e di quello che è capitato. Oggi noi siamo qua a parlare, in tanti altri luoghi d'Europa parliamo, però non posso dimenticare che quando, per esempio, 15 anni fa io ero stato a Varsavia con dei colleghi, uno dei colleghi, facendoci fare il giro dell'ex ghetto, di cui non è rimasta praticamente testimonianza, disse che erano stati trucidati 300.000 ebrei in Polonia. Questo proprio da uno dei personaggi più importanti della psicoanalisi in Polonia. Quindi questo anche per dare in qualche modo anche un'idea delle differenze che ci sono nel nostro modo di parlare qua in Italia piuttosto che in Francia. E ieri sera c'è stato uno struggente documentario sul TG2 su quello che è accaduto recentemente a Tolosa e su tutti gli atti recenti, perché se noi possiamo parlare di memoria del passato, ma se non l'accostiamo a ciò che succede nel presente, la memoria del passato rischia di diventare un aspetto monumentale, perché è molto concreto anche oggi. Grazie. Giuseppe Sabucco. Ce l'ha lui. Il microfono ci vuole perché siamo in streaming e abbastanza questi incontri alla Casa della Cultura sono ascoltati e seguiti da molte persone, quindi se non c'è il microfono non ci sentono. Chiedo se posso fare seguito solo a due parole dette da Alberto Sonnino per concludere. Stella è così, lei sì, deve parlare. Sono un po' caliente, sono sefardita.
Ci sono poi altri, cioè Giuseppe Sabucco e Dario Forti e poi forse anche altri che devono parlare, Stella. Quindi velocissima. Voglio però dire una parola un po' conclusiva questa mattinata. Alberto Sonnino, se non mi sbaglio, sei tu, no? Che hai parlato delle catene e che tutti noi dovremmo sentirsi liberati dalle catene dell'Egitto. Io mi permetto di ricordarti, e tu più di me sei un chacham, se nella Bibbia o nel Talmud dove, è stato ripreso ultimamente da un rabbino di Torino, questa bellissima frase biblica, rivolta agli ebrei, non dovete odiare l'Egitto, perché vi siete liberati dalle catene della schiavitù. Ma se voi portate dentro le catene dell'odio, non potrete mai essere un popolo libero. La trovo bellissima, scusa. Dallo Giuseppe. Beh, a me viene in mente che potrei cominciare il mio intervento dicendo che porto una ragione sul motivo per cui è bene non odiare troppo l'Egitto. Credo che i tedeschi dell'epoca del nazismo abbiano una doppia responsabilità. Una chiaramente è la Shoah. L'altra responsabilità è che realizzandola hanno creato una situazione pericolosa dal punto di vista del pensiero, illusoria, che è stata già accennata da Ronnie Jaffe quando ha parlato della specificità del nazismo. Il rischio di pensare che il nazismo, tra virgolette, sia appunto una specificità di quel periodo e di quelle popolazioni, di quella situazione lì. La prima documentazione che io ho conosciuto, uno studio molto accurato di quanto costasse una famiglia di pazzi allo Stato, fu realizzata in Inghilterra, molto prima del nazismo. I primi a praticare la sterilizzazione delle persone disabili furono gli svedesi, non i tedeschi. Dico una cosa molto forte, citando Singer, che in Ombre su Lutzon fa dire a uno dei suoi personaggi di essere molto preoccupato, perché secondo lui Israele dovrebbe essere un Dio solo e nessuna patria, perché se poi arriva una patria, che cosa faremo noi? È uno dei punti di vista del libro, ma viene espresso in questi termini. Credo che una delle altre parole che sono state più volte evocate oggi è: che cosa avrei fatto io? Io non lo so. Penso che onestamente nessuno possa rispondere che saprebbe cosa avrebbe fatto date certe condizioni in una certa situazione. Perché probabilmente il modo di sentirsi umani non è uno solo. Nissim, la dottoressa Nissim, negava molto fortemente, rifiutava l'idea di considerare il nazismo come una forma di follia. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che è una forma di normalità. È una possibilità che c'è. C'è sempre, c'è per chiunque. Allora, credo che un problema che noi abbiamo è quello di utilizzare la memoria. La memoria è indispensabile, ma credo che il problema che abbiamo è come fare a fare in modo che chi rischia di scivolare dall'altra parte non lo faccia. E credo che questo problema oggi in Italia sia particolarmente stringente. Cioè, Dario Forti in fondo, Sara, lo vedi? Questo mi sembra una bella domanda, no? Ecco. Beh, tanto grazie, perché sono molti anni che grazie al centro e alla Casa della Cultura abbiamo queste occasioni così ricche di stimoli, così ricche che a me è venuto un pensiero a un certo punto che mi permetto di esplicitare. Allora, si è parlato di bene e male, giusto, sbagliato, di pulsioni, di vita, di morte, cioè queste cose le abbiamo tutti dentro. Ma se è vero, quello è stato ricordato anche stamattina, che il silenzio, la VAI, appunto questa cosa ne parlò qui qualche anno fa, la lunga latenza,
anche la non lettura, il rifiuto dei libri, credo Nicolò abbia detto, la vergogna, la colpa hanno portato al silenzio. Io mi sono chiesto, ma se noi siamo tutto il bianco e il nero, dove è andato a finire invece la parte rispetto alla passività attiva? Certo che rischia di cadere nell'odio. Allora mi sono chiesto che negli stessi anni in cui appunto gran parte dei testimoni ancora non avevano deciso di uscire da questa latenza a diventarlo, Israele, dove c'erano e ci sono, viva Dio, tanti ebrei sopravvissuti o cresciuti e nati in un altro contesto, organizzavano gli omicidi nei confronti di gerarchi, penso al 72 dopo Monaco, ma il rapimento di Eichmann. Ecco, allora mi sono chiesto se storicamente non si sia creata una sorta di scissione per cui quelli che erano più vicini all'esperienza dei campi avevano fatto proprio il modello, io dico passivo, silenzioso, di vergogna, e invece un'altra parte invece ha agito. Certo, il tema è ricomporli, però questa cosa non... Mi è venuta in mente adesso, come dire, però c'è anche questa dimensione. Invece, come dire, che il tema, allora possiamo chiamare il coraggio e tutto il resto. Grazie. Exodus. Anna Nicolò, sì, prima. Due cose rapide. Una rispetto a quello che dice Forti adesso. Credo che la nostra società, che sta rimettendo tanto in discussione l'etica, fin da allora aveva bisogno di giustizia. Forse la giustizia a volte ha una qualità vendicativa, però credo che anche la vendetta può essere un inizio di riparazione a volte. È un po' paradossale quello che sto dicendo, però questo nell'animo umano a volte c'è. Però io volevo intervenire non per dire questa cosa, ma per dire un'altra cosa. Io credo che quello che dice la Merzagora è vero, banalità del bene e banalità del male, ma non dobbiamo dimenticare che noi abbiamo un problema che non riguarda solo il funzionamento della mente individuale. Noi abbiamo un problema che riguarda il funzionamento della mente gruppale. Allora, la mente gruppale secondo me funziona diversamente rispetto alla mente individuale. Gli esempi che vengono spesso citati riguardano il singolo. Non so se vi ricordate quel film terribile e bellissimo che si chiamava Il Signore delle Mosche, che era il film in cui un gruppo di ragazzi purtroppo precipitati su un'isola a causa di un disastro, un piccolo disastro aereo, si ritrovavano a dover ricostituire fra di loro una piccola società. E si venivano ad attivare dei processi di violenza fra di loro assolutamente pericolosi, paranoici, persecutori, dove alla fine anche un ragazzo moriva. Io ho l'impressione che una delle spiegazioni, delle mille spiegazioni di questa cosa, non trova solo come dire, radici in un funzionamento individuale, ma è il funzionamento gruppale che slatentizza dei tipi di comportamento. Questo io l'ho imparato tristemente anche nelle famiglie psicotiche. Per esempio, nelle situazioni più gravi noi non le possiamo tanto spiegare sul piano individuale, ma le dobbiamo spiegare con questa organizzazione dei legami traumatici che li uniscono, dove c'è per esempio, a proposito di fragilità, una fragilità di confini fra sé e l'altro. Io credo che quello che succedeva e che ci succede in una situazione di folla e che fa succedere le cose spesso terribili e che succede per esempio nei gruppi jihadisti, no? È l'assenza dei confini fra sé e l'altro, questi essere dominati completamente dal leader, l'idealizzazione fanatica del leader. E tutti questi meccanismi che sono più tipici di un funzionamento gruppale a cui il soggetto più fragile, poco differenziato, con un'identità molto più fragile, non è in grado di resistere. La nostra società attuale è più in pericolo perché gli elementi che fondano e che fondavano un'identità più chiaramente, Caes parla della mancanza dei garanti metapsichici e metasociali, questo è una delle tante spiegazioni che
Però questa, la nostra identità è molto più in pericolo del passato. Credo che la spiegazione che dobbiamo fra le tante mettere dentro è questa del funzionamento gruppale e sociale. Sì, c'è Lidia Leonelli, tu da chi vai, Sara? Sì. Un altro signore. Sì, sì, l'ho vista, vista. Allora, sono molto grata di aver sentito dire oggi, raccontare e ricordare tanti nomi, perché questo mi fa pensare a un augurio che dice che il suo nome resti scritto nel libro della vita. Anche i nomi che non vengono nominati restano scritti nel libro della vita, perché la vita è un'opera che facciamo tutti assieme. Io penso, quando guardiamo un film, ci sono sempre in fondo i nomi di quelli che non compaiono, ma senza i quali quel film non sarebbe mai stato realizzato. Allora, sono molto grata di questo. Mi è venuto in mente il nome della staffetta, della staffetta attraverso la quale è arrivato una copia di Minerva Medica dentro il libro primogenito. Allora, a me questo sembra molto bello, perché quel nome era un nome, come si dice? Comune. No, era un nome che nascondeva il suo nome, perché lei era una staffetta partigiana. Era Marisa e poi era invece Isabella. No? E questo mi è sembrato molto bello, e mi ha parlato del transgenerazionale del bene. Cioè, attraverso questa staffetta è arrivato con una staffetta a suo nipote, che probabilmente guardava la sua eredità, un qualcosa che lo aiuta a elaborare. Cioè, c'è il transgenerazionale del male, ma anche del bene. E la terza cosa, questa fragilità, la fragilità della tazza, la fragilità del bene, la fragilità che ognuno ha dentro di sé come la cosa più preziosa, e che è quella che richiede cura. Mi ha fatto venire in mente che a un congresso dell'IPA a Berlino, una decina di anni fa, c'è stato un incontro tra psicoanalisti che venivano da molto lontano, che non erano mai più tornati in Germania perché avevano dovuto scappare in esilio, e figli di seconda generazione dei germanici che avevano vissuto nel periodo del nazismo. È stata una cosa veramente toccante e commovente, che ha fatto sentire come il dolore del male avesse colpito indistintamente tutte le seconde e le terze generazioni. Ora, in quell'occasione, adesso non so più dire chi, ma qualcuno aveva parlato di una canzone o di una poesia che si chiama Dunkelgold, cioè oro nero, e che è una sorta di ninna nanna che le mamme cantano, e anche le nonne, le mamme cantano ai loro bambini, e dice, alcune parole dicono: cosa ti do assieme al mio latte, bambino? Ti do veleno. È questa canzone, cantata dalle mamme della prima o della seconda generazione, credo che sia un modo, come tutte e tantissime delle nenie che raccontano cose tristi, quante stelle sono in cielo, no? È una di queste, un'altra che dice la Pomerania è bruciata, e così via. Cioè, le nenie sono un modo collettivo che le donne hanno pensato e inventato per tramandare, attraverso la dolcezza del latte, anche la possibilità di digerire il veleno, come questa tazza che dietro ha il simbolo, diciamo, di quell'orrore che è successo. Allora, a me queste sembrano cose molto belle, che passano, no? Senza nome, come appunto le mamme che cantano le nenie. Come... Passo allora alla dottoressa Colorni, che è vicino a te. Io sono molto colpita dall'interesse di questi interventi di questa mattina, e volevo solo esprimere un mio personale disagio, che però non so se è condiviso da qualcuno, e cioè
il termine banalità del male e banalità del bene, questa identificazione, è una cosa che mi ha sempre messo a disagio, anche quando ho letto per la prima volta moltissimi anni fa il libro di grandissimo interesse di Hannah Arendt, nel senso che il termine banalità non mi sembra adeguato. Mi sembra adeguato perché troppo inaudita e troppo estrema, è troppo inaudito ed estremo è il contenuto di quello di cui si sta parlando. Per cui il termine banalità, io capisco benissimo che si fa riferimento alla personalità di Eichmann, che non aveva niente di come eroico, né di eroico, come ha raccontato meravigliosamente la professoressa Merzagora con grandissima efficacia e ferocia. Ma non so, mi viene da dire, mi viene da pensare più alla pervasività del male che non alla banalità, perché banalità è un termine che in qualche modo è riduttivo. È riduttivo. E così come non mi convince la banalità del bene, perché casomai piuttosto la normalità o la ovvietà del male, normalità o ovvietà rispetto all'essere umano che non può comportarsi che così, che non saprebbe come in altro modo comportarsi. È solo questo, un disagio linguistico. Grazie. Grazie. Altri contributi? Bella mattinata in cui si sono discusse tante cose molto interessanti. E è interessante, credo, anche l'ultimo accenno che aveva fatto la dottoressa Nicolò sul funzionamento gruppale, perché questo ci consente anche di spostare un po' l'attenzione tra il bene e il male su quella che proprio Primo Levi chiamò la zona grigia, e che è quella zona che è abitata, ad esempio, da quel bambino che, quando passavano i treni per andare ad Auschwitz pieni di ebrei, faceva il segno "vi taglieranno la testa", tutto contento. Cioè riuscire a capire il funzionamento di quella zona grigia, io credo che sia oggi ancora più importante di ieri, perché io non so che cosa avrei fatto, come tutti noi non sappiamo cosa avremmo fatto se ci fossimo trovati in quelle condizioni. Però capire quella zona grigia credo che sia importante, perché ci aiuta a capire che cosa possiamo fare oggi di fronte ai dati che vengono illustrati dall'avvenire. Ida, volevi parlare? Ida Finzi, deve arrivare là, il microfono. Io volevo raccogliere l'invito di Anna a portare ricordi, e volevo dirvi brevemente che Nardo De Benedetti era zio di mio marito, era lo zio Nardo. Io l'ho conosciuto molto bene, molto da vicino, parecchie volte, ci siamo visti, abbiamo fatto anche delle vacanze insieme, e mi ha sempre meravigliato come fosse possibile che una persona che usciva dai campi fosse così tenera, così dolce, così mite, così dedicato agli altri. Qualche volta abbiamo accennato alla sua storia. Loro erano stati respinti, lui e sua moglie, avevano tentato di fuggire in Svizzera, come abbiamo fatto noi, come hanno fatto molti della famiglia, ma erano stati respinti perché non avevano bambini. In quel momento in Svizzera si poteva passare solo con i bambini, e quindi sono andati a Fossoli e poi sono stati deportati. La moglie è stata uccisa subito e lui si è salvato perché era un medico. E questo suo essere un medico è stato come una specie di riferimento per tutta la vita. Anche quando è tornato, lui ha sempre fatto il medico di famiglia. Era capace di una empatia con i suoi pazienti, ma anche con i parenti, che io non ho, credo, forse mai visto in nessuno. Insieme a questa
non so come chiamarla, mitezza. Allora mi domando, quando voi quando sento parlare del rancore, della vendetta, dell'odio, eccetera, in che modo questa persona, ma forse anche altri, perché ne abbiamo conosciuti diversi, forse anche Liliana Segre, forse anche l'Anissim, abbiano potuto mettere davanti questa umanità rispetto alle storie che avevano vissuto sulla loro pelle. Nardo diceva, io non ho niente da dire dopo quello che ha detto Primo. Primo ha parlato per tutti, come diceva anche l'Anissim, ma era come se davvero ci fosse, a parte che c'era un legame straordinario fra Nardo e Primo, come se quel che doveva essere detto in quel modo e non in un altro modo. Massimo Egidi. Gli ultimi due. Io vorrei solo osservare che il problema forse non è la banalità del male, ma la legittimazione del male. Cioè il problema è, potrà ripetersi? Va bene. Perché? Sotto quali condizioni potrà ripetersi? Quello che mi è successo qualche mese fa, sono andato da un parrucchiere che era contrario al governo di centrodestra e particolarmente al leader, ha cominciato a parlare sottovoce. Mi sono messo a ridere, però è stato un sintomo molto chiaro del fatto che gli individui si sentono questa legittimazione che viene avanti e questo cambia i loro comportamenti in un modo profondo, cioè una parte della popolazione si intimidisce di fronte a questo e i piccoli gruppi, quelli che erano piccoli gruppi estremisti di una parte o dell'altra, che non osavano rendere esplicite certi ragionamenti, vengono legittimati. Allora il problema quindi è, se mi permettete, lo parlo da economista e non evidentemente da psicanalista, è il processo sociale che ci sta dietro. È un processo nel quale sappiamo a priori che c'è conflitto, sappiamo a priori che la società è strutturata per cercare di dirimere questo conflitto. E il momento in cui questo conflitto non viene risolto attraverso quelle che sono le regole che noi conosciamo come regole della democrazia, può esistere in qualunque momento, perché è instabile la regola democratica, non è stabile, l'hanno detto tutti, diciamo, i grandi studiosi della democrazia a partire dalla fine del Settecento. La democrazia ha dentro sé questo conflitto e non è in grado sempre di risolverlo in una direzione o in un'altra, e qualche volta risolve in quello. Nella figura di leader, quella che qualche volta ci fa paura, esiste la manipolazione. Il leader funziona in quanto manipola le persone, non solo in quanto è il grande eroe democratico. E l'operazione di manipolazione che ci sta dietro è esattamente la stessa operazione che ci porta poi a costruire attraverso questa manipolazione gruppi che cominciano a essere robusti, credono in se stessi, credono anche in cose che sono il fatto che, per esempio, gli ebrei siano una razza inferiore. Ma questo te lo fa credere un meccanismo complicato che sta dietro, appunto, a delle pulsioni gestite da un gruppo, da una parte della società. Dietro poi ci sta una storia che voi conoscete molto meglio di me, che nasce da Lutero probabilmente nell'epoca moderna, no? Quindi anche lì, cosa di più forte che non una religione, per riuscire a giustificare e quindi a legittimare tutto qua. Io volevo solo ricordare che forse da un altro punto di vista, che non è quello dell'analisi micro individuale, ma da quella sociale, dovremmo cominciare a porci una domanda, e cioè se forse qualche elemento sta cominciando a ripresentarsi nei processi sociali che noi stiamo studiando adesso, che noi vediamo adesso, nella nostra comunità, in quella stessa italiana. Grazie. Volevi dire qualcosa? No. Non so. Se c'è l'esigenza. No. Magari cambierò il titolo. e farò forse per il bene è più facile,
perché si può fare la sobrietà del bene, che è poi quello che abbiamo visto da queste. Per il male, l'importante è appunto non pensare banale nel senso di sottovalutarlo, semmai nel senso di richiamare che sciaguratamente la possibilità è ancora presente, e tra l'altro con lo sdoganamento, come si direbbe oggi, di certi discorsi, o meglio col fatto che è finita l'epoca del politically correct, o se volete finita l'epoca del pudore, e difficile capire se talune persone dicono adesso ad alta voce o ad alta rete quello che in realtà hanno sempre pensato, e questo già sarebbe brutto. La cosa più preoccupante è che ci sia qualcuno che casomai glielo fa pensare. E questa forse è la democrazia. Alcuni autori americani invocano un'epistemocrazia. Pensiamoci. Ancora una, poi chiudiamo. Ronnie Affè, volevi aggiungere qualcosa? Sì, volevo aggiungere qualcosa dopo aver ascoltato l'intervento di Ida Finzi, che mi ha molto toccato, questa idea della mitezza, perché mi pare che ci riporti al discorso di Valeria Egidi attraverso la tazza salvata, dove in questo scritto c'è in modo molto profondo il concetto della funzione di accudimento. C'è tutto un lavorare sul concetto della tazza, la tazza data dalla madre. Quindi in qualche modo quest'idea della mitezza mi piace moltissimo, perché è come a dire che nonostante ci possa essere stato per alcuni soggetti un trauma folle, questi soggetti però hanno mantenuto quell'integrità fornita dalle proprie madri, dai propri padri, e l'hanno potuta ritrovare dopo, con tutto il dramma che c'è stato. Però, ecco, credo che c'è poi da pensare alla storia che queste persone hanno avuto prima di finire nei campi o nelle varie situazioni. E io credo che Valeria Egidi, proprio attraverso questo scritto, voleva proprio recuperare questa funzione di protezione e di accudimento nonostante tutto ciò che è accaduto. Grazie. Allora, io aspetto a me di concludere la mattina e di darvi appuntamento nel pomeriggio, in cui ci sarà un intervento di Alberto Sonnino, che propone di nuovo di non dimenticare ciò che è stato e interroga le nuove generazioni. Questo testimone da raccogliere è elaborabile, e con lui risuona la voce, la ricerca di tracce nelle memorie di Sara Boffito. Tra l'altro volevo dirvi che Alberto Sonnino parlerà anche lunedì, il giorno della, che è proprio l'anniversario della giornata della memoria, quindi della liberazione di Auschwitz, al Quirinale, in cui ci sarà un evento, una cerimonia di ricordo, e quindi questo ci gli fa onore e ne siamo partecipi. Successivamente, dopo, nel pomeriggio, ci saranno tre rappresentanti della terza generazione che interverranno a testimoniare come e perché gli autori dei genocidi non ci hanno rubato il futuro, forse attraverso anche la conservazione di questo prendersi cura di, tramite testimonianze raccolte da chi non ha risposto con l'indifferenza, proprio grazie all'esigenza etica di comunicare di chi è stato brutalmente eliminato. Giulio Pagano racconta la storia della famiglia della nonna sopravvissuta, Marta Pezzati e Sonia De Cristofaro risuonano con la storia delle loro famiglie, l'una toccata dallo sterminio degli armeni, l'altra da storie di emigrazione forzata dall'Europa all'America. Questo per il programma Vivo del pomeriggio. Soltanto un'ultima frase di commento da parte mia. Mi sembra che a poco il dibattito ha preso il volo, no? E questo dobbiamo, noi abbiamo fatto un programma che desse un po' di spazio anche a questo. Prima
mi sembra che ci fosse appunto anche qui un po' di smarrimento, che sembrava al periodo di latenza che Dario Forti ha ricordato, o alla congiura del silenzio che anche Primo Levi ricordava. Cosa possiamo dire dopo? Ci si può parlare dopo Auschwitz e dopo tutte queste cose? Poi invece la fiducia nella possibilità di prendersi cura del futuro ha preso il volo, direi io, e quindi il dibattito si è animato e si è acceso introducendo alcuni elementi molto importanti, direi che uno, che cosa possiamo fare oggi? Come hanno sottolineato molti interventi, no? Ecco, perché il problema è meno cosa avremmo fatto allora, e oggi che cosa possiamo fare? Non abbassare la voce, come ci ricordava Massimo Egidio adesso, e quindi nominare tutte, anche quello che ha accennato Stefano Trinchero, le ingiustizie che vengono fatte contro soggetti umani che non hanno diritti, non sono legittimati come i migranti, ma che cosa possiamo fare oggi? Avendo dentro questa esperienza, ma quale esperienza? Il secondo motivo che ha percorso il dibattito, quella del medico e del prendersi cura, senz'altro, perché prendersi cura dell'altro è forse quello che ha conservato nel ricordo anche il tratto umano e la mitezza, e non il desiderio di vendetta e di... Anche quella è una forma di attività, quella che forse hanno espresso coloro che sono andati in Israele, forse persone più portate, meno passive, perché il prendersi cura è un'attività, e non a caso Luciana Nissim, Leonardo De Benedetti e altri, il fatto di essere medici, sì, li ha un pochino favoriti perché non erano nelle baracche ma erano nell'infermeria, però quello dentro ha favorito, che ha mantenuto la traccia del legame umano con gli altri e che permette una sopravvivenza successiva. Terzo e ultimo elemento che è emerso dal dibattito è questo del gruppo, che da soli non ci si salva, però in gruppo ci si può anche perdere, e quindi che ha sollevato Anna Nicolò e che poi è stato ripreso da molti. Io credo che questo elemento di quello che una società esprime a livello del legame tra i suoi cittadini e nelle leggi sia una cosa che assolutamente è di attualità oggi. Vi ridò appuntamento oggi pomeriggio alle ore 15. Grazie. Tutto bene? Bene. Ciao Antonella, grazie di essere venuti. Questo della tazza, certo, te lo mando. Sì, te lo mando per email. Lo mando a Massimo perché è l'email che ho, non ho la tua personale. D'accordo, ciao, arrivederci. Sono sciolato. Tutto bene, però anestesia totale e antibiotici. Ciao Anna. Guarda, ero... Piacere.